Come va, gente? Comunque, un caso che sono uscite due host di Gravity Rush una dopo l'altra. Non l'ho fatta apposta. Hello! Benvenuti, benvenuti! Serata varietà! Segata varietà! Segata varietà pallica! Meglio fermarci. Come va, gente? Come va, come va, come va? Come va, come va, come va? Perché pallica? Per i pal. No? Segata, palle, ai miei interessi. Che pal. Lo so che pal, mi dispiace. Allora, quello che voglio fare... Avevo anche un'altra cosa programmata per oggi. Però alla fine non ho avuto tempo di programmarla. E se avessimo fatto quella terza cosa stasera, avremmo... sapremo l'italiano. Non avremmo avuto il tempo di fare Gugnuk. Da un po' che non facciamo Gugnuk, facciamo Gugnuk. Non è possibile, facciamo una volta ogni morte di papa. È il pivozzo, grazie all'abbonamento prima volta, benvenuto. Thank you. Se ho perso qualcun altro, devo scrollare giù da tutte le bustine community. No, non ho perso nessun altro. Ho 40 richieste community una dopo l'altra. Devo scrollare parecchio. Oggi si guardano i video di Gruber, della Gruber, potremmo vedere. Dipende se ci capitano fuori. Papa Francesco è morto, esattamente. Allora. Quello che facciamo oggi è, visto che ci sta a questo punto, e penso che mi servirebbe anche farlo, forse se ci faccio un video a tema posso trattare, vedremo comunque. Potenzialmente potrebbe servirmi. Oggi ci guardiamo il design di tutti i PAL e facciamo voto tutti i PAL, poche parole, di PAL World. Non credo ci vorrà troppo tempo, però lo facciamo. Non sarà elegante, ben ordinato e fatto bene come i voto tutti i Pokémon di altre cose, perché col cazzo, gioco anche non so, merita, siamo onesti, però lo facciamo. Tre DVG di Tech Notto se ti interessa, poi lo guardiamo. Quello bisogna guardarlo. Questa è l'ultima live prima di Tech Notto, perché domani non c'è live e Tech Notto esce venerdì. Questa è l'ultima live prima di Tech Notto, gente. Attenzione, importante. Attenzione, importantissimo. Ma così fai spoilers di cosa? Di Tech Notto? Tu maratoni di Tech e io maratono Like a Dragon. Non si può fare tutto contemporaneamente, mi dispiace. Mr. Beast, esatto, Mr. Beast. Dei pal. Ah, dei pal, spoiler. Ma che spoiler è? L'hai già visto? Sono rubati. L'hai già visto il design? Sono copiati. Sono tre originali. Comunque, prima di passare alla roba concreta, vera e propria, palle, paio di news che comunque voglio discutere e trattare. Non so se avete visto, questo è un continuo anche dei Joy-Con Rosa di ieri. Joy-Con Rosa. Guardate che belli i Joy-Con Rosa. Wow, 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 sbarasbaus. Wow. Che Monkey Island ha giocato, non mi ricordo quale avevo giocato all'epoca. Fanno cagare. A me non dispiace, non sono carini. Non penso li comprerei, ma perché non compro altre controller. E non ho intenzione di comprare altri controller che non funzionano. L'altra cosa da dire è appunto il fatto che, oltre a il gioco rosa, hanno mostrato anche un nuovo trailer di Princess Peach Showtime. Hanno mostrato oggi anche un nuovo trailer e data di rilascio del secondo DLC di Splatoon 3. Hanno fatto negli ultimi giorni diverse news. Ed è... ovviamente adesso vai dalla domanda. L'avevo postata anche su Instagram come cosa perché è interessante. Stanno mostrando diverse cose, stanno facendo diverse news. Vuol dire che non avremo una Direct a febbraio? Vuol dire che avremo una Direct mini? O vuol dire che stanno tenendo le bombe da parte e devono mostrare certamente tanto che ci sarà una Mega Direct? I don't fucking know. Se ci mostrano Switch 2 ha senso potenzialmente il... la Direct gigantesca. Però è anche probabile niente a questo punto qua. Quello son curioso io, perché non sappiamo ancora nulla di quello che ci sarà per Nintendo quest'anno praticamente. Sono 5 giochi in totale.
di varia importanza, nulla di veramente importante per quello che è comunque ciò che venderà un botto. Abbiamo il gioco uscito al mio compleanno, di cui non mi ricordo il nome. Princess Peach Showtime. Donkey Kong vs Mario, che è un remake di un gioco vecchio. Il remaster di Luigi's Mansion 2 e il remake di Paper Mario. Quindi Another Code. Quindi un gioco nuovo, che è Princess Peach, e 4 ore remake o remastered. Questa è l'intera lineup dell'anno di Nintendo per adesso. Che ovviamente fa pensare, sa che è il momento un po' più di fuffa perché deve uscire la console nuova. Però vedremo. Domani esce un gioco nuovo per caso? Domani? Giovedì? No? Ho fottuto il link, come? Non lo so. Ci sono delle virgole in mezzo, nel link non ci possono essere virgole. Uvetto Chop, grazie per 10 mesi. Sera grave, è un piacere. C'ho ancora comunque gli alert in inglese. È un piacere non ti a supportare. Potresti fare una collab con Sedia su Palworld? Secondo me sarà più probabile avere una mega direct a febbraio. Vabbè, grazie di tutto il conto che ci porti e della compagnia. Thank you. Boh, vedremo, non lo so. Di mio di sicuro non lo tocco più il gioco, non chiederei nessun interesse per continuare a giocarlo. Schermata donation, sì, lo sto aprendo. Boh, vedremo. Non lo so, per me è proprio onestamente entrambi. Non abbiamo un precedente, se non sbaglio, dove una console Nintendo viene annunciata durante una Direct, ma i tempi ovviamente sono cambiati, è passato parecchio tempo dall'ultima console e tutto. Switch è stata annunciata in un trailer droppato a random un giorno a caso. E poi successivamente c'è stata la Direct dove annunciano i giochi per la console stessa, se non ricordo male. Quindi non so cosa farebbero con una Switch 2 potenzialmente. Avrebbe senso mostrarla a inizio di una Direct per poi mostrarti la lineup dell'anno, o il primo anno e mezzo e tutto, con un sacco di giochi e tutto? Secondo me sia una buona idea. Lo faranno? Non lo so. Per me avrebbe senso entrambi. Sia il niente, perché Switch 2 verrà annunciata più avanti, con un trailer troppo random, e avremo una vera e propria Direct a giugno, non lo so quando potrebbe essere, o direttamente a febbraio. Vedremo. Se non lo continui sei il gambler che smette prima dei diamanti. Cioè, è ogni videogioco in early access uscito su Steam negli ultimi anni combinato. È la solita roba. Dico Kite. Hola Gravier, ho già dato il mio terzo esame della magistrale e mo sto preparando un PowerPoint sulla current war per il lab di scienze che tengo alle medie. Voglio solo ringraziarti per accompagnare i tuoi splendidi video durante le mie disavventure. Thank you. Grazie mille. Spero vadano bene le cose. Conosci Happy Wheels? Sì. Io spero la Switch duri di più. Io spero di no. Ed è probabile che no. Molto probabile che no. 7 milioni in 5 giorni. Palworld? Eh sì. E comunque il discorso Palworld, tiriamo fuori. Dopo lo facciamo per bene comunque il discorso Palworld. No, facciamolo dopo. Tanto c'è dopo l'intera sezione di live dedicata a quello. E che cazzo lo faccio adesso? Serve a nulla farlo adesso. Altra cosa. Vi ricordate questo bellissimo periodo per l'industria videoludica? E va là che belle cose, no? Abbiamo un'altra entry a le belle news. No, non lo ricordo. Per chi non se lo ricordasse, è tutta roba stranissima, non capisco che cazzo sta succedendo. L'anno scorso, per quanto fosse un bellissimo anno per i videogiochi, perché c'erano un sacco di videogiochi un sacco belli, i videochi belli hanno ricevuto il riconoscimento che si meritavano, i giochi brutti invece sono stati presi per il culo. Quest'anno non sta andando così bene perché c'è Palworld, purtroppo. Una delle cose più negative dell'anno scorso è che ci sono stati una quantità di licenziamenti fuori di testa. Da Unity, che ha licenziato un botto dello staff, Epic, Bungie, altri studi che adesso non vengono in mente, ma c'erano migliaia e migliaia di sviluppatori, artisti, dipendenti generali del mondo dei giochi stati licenziati. Ma proprio a tappeto. Abbiamo un'altra entry per questa. Ecco, sì. Nonostante vengono dichiarati profitti massimi e il miglior anno della storia, concludo l'anno dicendo: però licenziamo 700 persone, 800 persone, 1000 persone. Che bello, che bella cosa. Ricordiamo che
tutte le compagnie vogliono i nostri soldi, perché quelli chiaramente quello che vogliono, però alcune sono peggio di altre. Nintendo ad esempio, io gli farò sempre l'inchino a Nintendo, particolarmente a Iwata per la sua scelta, che quando Wii U stava andando di merda, lui si è tagliato stipendio a metà per non licenziare nessuno. Io quello lo ricorderò sempre, che comunque quella lì è assolutamente un'opzione al 100%. Però nessuno lo fa, perché vogliono i soldini. E abbiamo oggi un update da Riot. Riot, per chi non sapesse, sono quelli che fanno League of Legends, che licenzieranno adesso 530 persone, e quindi l'11% dei lavoratori alla loro azienda. Anche persone nuove, anche artisti che hanno lavorato al nuovo campione di League of Legends che deve ancora uscire, stanno venendo licenziati. Quindi è abbastanza strana come cosa. Iwata che uomo, sì. Che è tanto comunque questo, altre 500 persone licenziate è assurdo. Sono davvero tantissime persone. Ma sapete qual è la cosa veramente assurda? Sapete qual è la cosa che non capisco per un cazzo? Sapete chi sta assumendo? Bungie. Dopo aver licenziato un botto di gente l'anno scorso, e stanno assumendo. Sono confuso. Non so che significa. Perché non sapessi che Bungie sono quelli di Destiny 2. Beh, ma tutte le aziende fanno così. Ok. Cioè, meglio comunque Bungie che altri. Meglio, tra virgolette. Perché se fosse stato Epic Games che hanno licenziato gli sviluppatori di Fall Guys, che hanno creato il gioco, per poi prendere qualcun altro per lavorare al loro posto, sarebbe un po' una fregatura. Almeno Bungie è un singolo studio, quindi forse ci potrebbe anche stare, perché vogliono cambiare delle cose in azienda. Potrebbe anche... non sappiamo cosa succede esattamente dietro le quinte. Però comunque stanno. Hanno levato gli inutili e cercano gente migliore, ma non possono dire ti licenzo perché fa cagare. Beh, però non lo so, forse non capisco come funziona l'azienda. Licenzi tipo 200 persone inutili in un colpo solo e poi ne assumi altre? Secondo me al massimo è più probabile che sia un cambiamento comunque di direzione dello studio. Vogliono fare un nuovo progetto che quindi richiede altre competenze potenzialmente, quindi devono cambiare staff. Però non lo so, non mi aspetto comunque ci sia un cambiamento di così tante persone. O mi dispiace, comunque non c'è una istruzione per le persone che del loro studio, che casomai hanno lavorato per loro da anni. No. Infatti per altro questi licenziamenti sicuro in mezzo c'è la gente di Hytale. Boh, non lo so io. Licenzi lavoratori delle super persone che fanno da sole il lavoro di 10 tramite IA. Potrebbe anche essere quello, assolutamente. Spero di no, spero fortemente di no. Spero al 100% che non sia così, perché non potrebbe nulla di buono. Pensa che adesso in Italia hanno messo in DDL come legittimi licenziamenti in blocco come in America. Bella merda. Nice. Buono, che belle cose. Come sta andando bene il mondo, sono davvero felice e ho un'aspettativa molto rosea del futuro. Comunque, parliamo di cose belle e importanti. Abbiamo ultimo trailer di Tekken 8. Abbiamo ultimo trailer di Tekken 8, Devil Jin. Che ha senso finire con Devil Jin? Anche se non mi aspettavo che fosse un personaggio, ma va bene. Ready for the next battle. Lui ha cambiato un bot rispetto ai vecchi giochi. Praticamente un moveset completamente nuovo. Invece di essere un Jin leggermente diverso, è proprio un nuovo personaggio. Incredibile. Questa è la madre. Boom Electric fin sulla madre. Mi fa ridere sto trailer.
Gin, ti prego, non essere. Non farti prendere dal diavolo. Oh, electric fist, electric fist. C'ha delle mosse assurde però lui. E sembra violentissimo come sound effect e tutto. Povera madre. Poveretta. Non è la figlia, non la madre. Ah, la mossa finale. Ditemi voi cos'è. Veget, perfetto. Io non sono stato io a vederlo. È Veget comunque, è la spada dell'anima, non mi ricordo il nome. È di Veget. Stessa cosa, è uguale. L'unica differenza è che non fa come Veget che infilza e poi taglia, semplicemente taglia direttamente. È quello. Non so perché hanno dato... Forse perché è una fusione tra un diavolo e Jin. I don't fucking know. Però ha la mossa di Veget. A me va bene. Jin userà qualcun altro. A me ispira anche Yoshimitsu, però ho paura di toccare Yoshimitsu. Non è che Jin è un personaggio super tecnico di per sé, però... Sentite qualcosa da dire? Per la intro di oggi? No, non credo. No, non c'è nient'altro. Di news e cose importanti da recuperare. Due bustine mancano. Gli Yoshimitsu sono 40% mosse inutili. Ho capito, ma... Si tratta comunque di un personaggio con 150 mosse. Se il 40% sono inutili, devo comunque ricordarmene 70. Daily Plop, grazie ai 3 mesi, prima di Brunzo. Thank you. Aiuto. The Dark Tortellino con la penultima bustina. Ah no, era l'ultima. Contato male psicognome. Palworld. Sì, oggi anche parliamo di Palworld. Facciamo cosa tema Palworld. Ma non giochiamo a Palworld. Sono a posto. Focus Entertainment, publisher di A Plague Tale, Chance of Senna, eccetera. Dal 1 aprile cambierà il nome in Pulup Entertainment in fase rebranding. Focus in Pulup. Dovrebbe essere Pull Up, immagino. Sarà Pull Up Entertainment. Tipo Pull Up dove ti fai trazioni. Credo. Strano comunque. Boh, Focus Entertainment non suona molto bene, quindi ci sta a cambiare il nome, onestamente. Ci può stare. Pool di Genshin, no, niente Pool di Genshin. Inviata la ruota, prendo la ruota. Chi verrà estratto oggi? Chi avrà la fortuna di essere selezionato? Ok. Va bene. Abbiamo ancora sound effect assurdi o no? Sì. Andrea Giacomini, ma poteva essere Andrea Berna. Comunque, un Andrea stava per vincere. Pino Stale Music, esatto. Cosa troverà Andrea Giacomini per noi? Scopriamolo e... Scopiamolo. No, what the fuck? Perché non funziona? Oh, 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 oh. Oh. Perché non funziona? Ok, un secondo. Ok. Ok.
Nessun problema. Non è successo assolutamente niente. Cosa potrebbe mai essere successo? Fai solo questa bustina? Sni. Allora. Pormo scalati, ho detto. Set base. Di scatti, ho detto. Fammi un qualcosa di bello, please. L'altro album è giocato malissimo. Non vorrei avere un altro album che va così male. No? L'ho distrutto sto pacchetto. Oggi rifacciamo uff. Oggi no. Di sicuro oggi no. Sto sbagliando. Belle mani, ottime dita, 8 su 10. Ti piacciono anche i peli sulle falangi più alte? Spero di sì. Altro, guardate che belle unghie, mamma mia. Che lavoro incredibile di unghie. Fuoco! Eletta, va bene. Essendo una live di varietà non ha anche senso fare quello di quelle di fisso? Esatto, mamma. Non spoilerare. Omar. È qualcosa? È qualcosa! Credo sia una full art? Credo sia una full art. Ma Cristo di un Dio. Sto capendo, raga. Vale 5 punti. È la prima 5 punti dell'album. Io di questo set qua ho Pepe Full Art, Pepe Full Art Alternative. Adesso ho Pepe Full Art Alternative una seconda volta. Se vi chiedete perché mi girano le palle. Ed è per me il peggior design di un personaggio di Paldea. Mi fa cagare lui. Povero Pepe, sta su cazzo. Il mio povero cane, diamogli da mangiare dei panini e poi lo mando a lottare nel veleno e muore. Grandissimo personaggio, scritto davvero bene. Assolutamente non è una riedizione fatta male di Lili di Sole Luna. Quello che andiamo a fare anche adesso è le bustine dello Shaoyou. Per chi non si ricordasse, l'altro giorno, non mi ricordo chi, ha detto prima Omar, ma non mi ricordo chi, aveva riscattato con 250.000 bacche uno Shaoyou customizzato, dove aveva chiesto di aprire abbastanza bustine fino ad avere 5 carte rare e su ognuna scrivere S, H, A, O e Y, O. Shaoyou in poca parola. Quindi adesso apriamo ancora delle bustine. Fino a che non troviamo 5 carte. Che vuol dire che comunque se troviamo un god pack con 5 carte in un singolo pacchetto, basta quello, tecnicamente. 700 bustine, potrebbe essere. Magnetaria, grazie al Prime 24 mesi. Prima per ghiaccio, 2 anni. 24 mesi, 24 gennaio 2024. Pog, bello. Bello. 5 bustine e non 5 carte rare, cosa dici? Se devo scrivere Shaoyou mi servono 5 carte. Ok. No? Lascio 2 carte vuote? Non sono 6 Shaoyou. Sì, ma ha chiesto Yo tutto insieme perché ha più senso a livello logico. Per ragioni. Psico. Ti riporto il messaggio di Daily Pop. Non mi appare il messaggio per mostrare la sub, perciò lo scrivo qui.
È da molto che seguo il canale su YouTube che riguardo i VOD da Gravera Live. E ora ho deciso di abbonarmi finalmente qui a godermi le streaming live. Thank you, grazie mille. Non so perché non te l'ha fatto condividere allora. Meltan. Silvion. Domanda, è importante. Anche voi quando dite Silvion o sentite Silvion e roba simile, pensate a Berlusconi? Perché per me sì. E sempre, ogni volta che sento Silvion, penso a Berlusconi. No, sì, sì, no, no. Mi pare giusto, no, no, no. Ok, siamo nella minoranza allora. No, ma adesso lo farò. Quando pensate a Silvion, pensate a Berlusconi. Importante come cosa. Shift 3. Io penso a un'amica di famiglia che si chiama Silvia. Ma testa questo Graptor comunque prende un albero e lo strappa a metà. Tremendo. Cattivissimo. Metto 51. L'abbiamo mai aperto 151 per questo album qua? No. Credo sia la prima volta che apriamo 151 per un album. Mi sembra di sì. Ma forse abbiamo aperto tipo due a fine dello scorso album. Forse. Una. No vabbè, 151 e G. Cosa? Lushu, grazie 40 mesi. E lo boy, nella live di Tecnotto giocherai anche contro gli iscritti. E ogni caso buona live. Penso di sì. Faremo diverse cose. Elettro. Magnemite, era lui Elettro. Yeah. Queste abbiamo già visto tutte come carte. È un set non piccolo, ma che conosciamo. Bello Street Monchan. Poliwrath. Aerodactyl. Upsi. Il pack di 151 EG. Ah, 151. Capito. Ok, ho capito. Ho capito. Ho capito. Ci sono arrivato, ok. Sì, esattamente, gente, quello lì. Avete capito benissimo anche voi. Chiaramente. Chiaramente. Mi posso abbonare senza spendere soldi? Grazie al Prime puoi farlo. Se colleghi il tuo account Amazon Prime al tuo account Twitch, avrai ogni mese un abbonamento gratuito allo streamer che preferisci. Ah. Southback. Sono 9 carte comunque con l'alternative art di Southback. È molto carina. È davvero simpatica. Ok, prima trovata. Una V base. Acqua Calyrex. Calyrex. Ok. Calyrex. Calyrex Giappo. No, che palle, non ho voglia. Ok, scusa. Che ti devo dire? Questione, ho provato Eastward con online di Switch. Penso sia il tipo di gioco che ti piacerebbe. Se non sbaglio, te l'aveva già consigliato Fro. Probabilmente lo comprerò. Vedremo. 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 Dov'è il pennarello? Qua. Ok. Primo pezzo. S. Quasi un 6, però è un S. Ve lo giuro, una S. Eugic. No. Grazie che ha dato un abbonamento a Piaz. L'ha fatto accompagnare in modo strano. Non so abituato a leggere cose in inglese. Non so, mi sono formattate. Thank you. McDonald's. McDonarudo. Si è bloccata la telecamera. Perfetto. No, ma oggi funziona davvero bene questa telecamera qua. Non mi dà nessun problema. Mi spoilero la roba. Ok. Spoiler fatto. So cosa c'è qua dentro questo pacchetto. Ok. Datemi un secondo. Perché non vuole cooperare il gatto? Affanculo, il gatto di merda! Ok, scusatemi. Leggermente tiltato dal gatto. Ah! Qua vi ricordo che uscirà un Pokémon di prima gen o Pikachu. Di Holo, per valere. Acqua. Scritto, lui conta. Vale un punto. SH. Seconda carta trovata. Ce ne mancano... 3 tecnicamente. Che bellino che è un bel artwork, a me piace. Strano vederlo così con questa faccia, però ci sta bene.
bella musica di Layton. Ah, ho trovato una canzone incredibile. Me l'ha consigliata completamente a caso YouTube. Credo che l'aggiungeremo di sicuro in una delle playlist. Di base, proprio, ce la metto io in automatico. Tenebris, grazie in 8 mesi. Hello, Gravier, piano piano mi avvicino ad un anno. Thank you. È lo slider team di i giochi di Mario, ma tutti mixati insieme come se fosse un'orchestra. In poche parole, mi piace un botto. È super caotico perché mentre non è inteso per essere fatta così la canzone, ma mi piace un botto. Ah, Avalug. Notte brutto Avalug di Pal di Isui. Schifo. Sembra quasi un Pal. Ah, Malama. Ce la fai ascoltare prima? Poi ce la ascoltiamo. Che? Ancora tre! Gran festa! Che gran festa! Wow! Se troviamo... Cos'è che sto ancora cercando in gran festa? In realtà non credo molto, che ho trovato le cose che mi interessavano. Sì, le cose che mi interessavano le ho trovate. Dobbiamo adesso trovare... Boh, questo riuscite a completare il set per me. Hai salato un bene, poi lo faccio allora. Che palle, che palle, non c'è per PS5. Vintage? Vintage, Professor Oak impostore. Ok. Meh, però va bene. Questa non conta. Regola instaurata nello scorso album. Se facciamo contare a loro, ci riempiamo la busta di Pikachu Volo, Pikachu Surf, Zacian e Zamazenta. Perché sono mostruosamente comuni. È più raro trovare una holo in un set giapponese. Immagina al direct annunciano Pal su Switch. SH. Ah, mi manca la, vero? Sì, manca la. Ah! Ah, potete lasciarmi una in chat, gente, grazie. Fate, rendete i moderatori felici. Datemi un po' di A. Ecco, grazie. I moderatori sono contenti quando la chat va a questa velocità. Come segno queste bustine? Fisso o Shoyo? Shoyo. Non valgono per fisso. Oh! Grident. Perché è ridente ed è green. Questa è bellissima di Yogonosuke. Yogonosuke quando gli fanno fare un pochino più di background e ambiente vero e proprio, sono incredibili le sue carte. Quando invece gli fanno fare il primo piano del Pokémon e basta, meh. Un'altra V. Acciaio. Set. Dialga? Dialga. Ok. Strani sti pal comunque, vero? Questo ad esempio sembra un sacco di alga. Che sfiga però. La sfiga è il pepe, porca di quella vacca, mi c'è un botto il cazzo. Oh! Ok. E 5 bustine dobbiamo aprire effettivamente. Almeno 5. 5 bustine differenti. Destino splendente, tra poco esce Destino a Paldea, lo esce venerdì. Apriamo il vecchio set. Non pensate anche voi che Pokémon abbia una plagiata di Pal? Un po', è giusto. Ma che cazzo c'è? Ma cosa cazzo ho fatto? Porca vacca. 1, 2, 3, 4. Acciaio. Fuck. Non dico mai acciaio. Atroc mid, quelli di questo set qua. Però si spera di shine. No, una via e basta. Ok. Shoyo molto me a livello di carte. Estremamente me. La carta migliore onestamente è Squirtle. Erba. Destino splendente, cosa c'è? Rillaboom. Ma c'era Delmise in questo set qua, giusto? Molto me come carta per lo Shoyo. Mamma mia!
di un mediocre incredibile. Più mediocre di così non poteva andare. No, professor Oak poster ricercato. No, non è un granché in realtà. Quella è la più comune, credo, insieme a un altro paio tra tutte quelle di 25, di gran festa, quindi. Yo! Venuta sta sta O? Un po'. Gne. Gne. Quindi è 1, 2, 3, 4, 5, 10 punti oggi. Siamo a 32. No, 22, cazzo di 22. E le carte Shao le ho già fatte. Se non le hai viste è perché c'erano prima. Faccio vedere lo Shao io, vero? Ciao! Au! No, no, ciao io. Non è au. Stai costruendo Exodia, praticamente. Dai, Roma, dai. Non c'è scritto quello. Eccovi qua. Il vostro ciao io. Siete contenti, siete tutti soddisfatti? Poteva andare incredibilmente meglio. Però almeno 3 italiane, eh. Già qualcosa. Solitamente c'è sempre quelli giapponesi. Zoom su AO, please. Vabbè. No. Ma tipo, sono già raggiunti, siamo a 22. Among Us, non c'è niente Among Us. Ma contano 4 real per l'album? Sì, 5 punti di Andrea Giacomini e 5 punti a Shaoyo. Non affisso a Shaoyo. Leggi pan per focaccia. Ma lo Shaoyo che ho richiesto tipo un anno e mezzo fa, mi ricordi qual è? Perché gli voglio fare, gli devo fare, se mi siete... Non avevo avuto il tempo. Ricordami qual è. Ok. Fai uno show stilato attack. Ok, allora ce l'ho già in mente. Ce l'ho già in mente. Ci sto pensando e sto pianificando ai tempi questo gioco come farlo. Quindi sto facendo. C'era anche uno che mi chiedeva di fare uno show animato con Chop. Forse aveva detto, ma forse me lo faccio io. Forse aveva chiesto forse di fare, non mi ricordo. E ho detto, porco il cazzo di un complesso incredibile, non so quando c'avevo mai il tempo. Infatti non ce l'ho ancora avuto. E credo ce ne fosse... Basta? Forse un'altra ancora? Non mi ricordo. Ma per dire temi che sono più importanti... Non so quanti ne rimangono. Avevo fatto pure la lore di Piantina con le storie quando andavo in bagno. Credo me ne manchi uno di Piantina. O due, non lo so. Dove segniamo, non sono bravo perché pensavo di farlo più in fretta, poi ci ho messo 2 anni. Succede. chi non capita di farlo. Pensi di farci una live quando uscirà DLC Splatoon 3? Forse, probabilmente no. Ho caldo, ma con questa maglietta qua penso che avrò freddo tra poco, quindi mi dovrò rimettere la felpa. No, è tutto nel Google Sheet, segniamo noi. Ok. Io ne avrei scattato uno, ma immagino che alla fine sia stata la lore di Piantina quello che ho riscattato io. Yes. I Piantina Time sono cose a tema Piantina, non è... L'avevo già spiegato all'epoca, non è per forza una cosa specifica. In quel caso, uno era l'intro di Starting Soon a tema Piantina, l'altro era il momento in cui vado in bagno e metto Piantina... Con l'ora di background. È da un po' che non lo faccio, però voglio rifarlo.
poi perché devo ancora fare un altro. I gommiti, grazie ai patriciamanesi. La serie su Gravity Rush sono la droga. Let's go. Thank you, sono contento. Le altre busine le rimborso perché non ne fai più stasera, corretto? Esatto. Allora, sto dimenticando qualcosa? Sì. Prima di passare alle palle, che gioco è questo? È pixelato o è un gioco vecchio? Credo sia pixelato. Mi viene in mente, ma non lo è, lo so benissimo, non lo è. Viene in mente Zero di Mega Man Zero. No, X di Mega Man X. Ho fatto confusione. Per queste due punte qua il colore è vagamente rosso, ma non credo c'entri niente. Non credo di conoscere il gioco. Ho detto Mega Man Zero, ma so che non lo è. X, volevo dire, che cazzo, continua a far casino. Ok, non lo è. Look Away. Metacritic score 86%. Young, grazie per i primi 9 mesi, ma di oro. In quasi quasi aspetterei 3 ore e 10 per il nuovo gioco. Io quasi quasi aspetterei 3 ore e 10. Eh? Eh? Cose cadute. Non riconosco l'HUD né niente. Look Away. Lisa. Era Lisa dei Painful? No, chiaramente non lo è. Xbox One, Series, PC, PS4, Switch e PS5. È Eastward? Non credo sia Eastward. Non mi sembra. I don't fucking know, non so cosa sia. Non ho idea. Ho già visto quelle Xbox, io non ho idea. Avventura indie puzzle. Tanto mi fa ridere che indie è un genere. I Game Awards concorderebbero. Steins Gate, c'è un gioco di Steins Gate? Steins. Esiste un gioco di Steins Gate? Chiaramente l'Elite. Nope. 2023, non ho idea. Gioco pixel art 2023. Indie non lo conosco. Indie non è un genere? No. Indie significa il gioco indipendente. Lo studio di sviluppo del gioco indipendente. Non ne ho idea. Non lo so. Steins Gate è nato come visual novel. Non so, ho fatto questo un gioco pixel art di Steins Gate. Non ho idea. Stardew Valley, chiaramente. Ma non ho proprio idea, non so quale possa essere. Questa è la nostra ultima chance? No, la penultima. Cave Story. Non ho idea. Mojiken Studio, non so chi siano. Mai sentiti? Qualcuno lo sa? Palworld, non credo sia. A Space for the Unbound. Mai sentito. Non ho idea di che sia. Indonesiano. È stato rilasciato al mio compleanno l'anno scorso. Ok, interessante. Cave
Cristo. È stato visto bene. Ah, è stato nominato per Games for Impact Game Awards. E infatti quest'anno non conoscevo nessuno dei giochi di Games for Impact. Non ne sapevo neanche uno. E è candidato pure anche altra roba, a quanto pare. Social Impact Audience Award of Broadway Award for Best Indie Game. Che cazzo significa? Non lo so, va bene. Thank you. Non è dedico il gioco così. Piante piragna. Ok, ora si palla. Posso mandarti un video molto funny? Sure. Ora si può parlare. Pallare e parlare. Entrambi. Ci fai sentire l'orchestra di Slider? Sì? Sì, sì, te lo faccio sentire adesso. Volevo farlo, però adesso Sara mi ha detto ti mando io un video. Fatemelo trovare. Dovrei trovare lo slider. No. Che cazzo, l'ho sbagliata. Ok. Cristo, sta impazzendo tutto. So perché da così tanti problemi. Cercare una cosa con control F. Perché non me lo trova? Oh! What the fuck? Sono andato nei miei guardati di YouTube. Ho ascoltato sta canzone 40 volte e non me lo trova. Ok, non c'era. Non l'ho mai guardata, chiaramente. Mi sta esplodendo YouTube, non so perché. Ma mi ha dato... Ah, sì, l'ho visto questo qua. L'ho visto questo qua. L'ho visto. Cristo. Amo non poter regolare l'audio delle cose prima di cliccarle. Non so se l'avete visto voi. Posso mostrarlo su Twitch? Posso mostrarlo su Twitch? Va nelle ultime views. Non c'era. Letteralmente non c'era. Era streamato su Twitch, quindi penso di sì. Sicuro fosse Twitch e non Kick? Meglio di no dagli Roma dagli. Questo perché non si chiede. Prova, se ti bannano vuol dire che non potevi mostrarla. Non è ideale. Non è quello che vorrei fare. Ma qua c'è il simbolo di Kick, non c'è il simbolo di Twitch. Meglio di no. Anche secondo me è meglio di no. Per chi si chiedesse cosa fa... La chat parla di Twitch, ma la chat di Twitch è uguale a quella di Kick. Kick paga Amazon per avere la stessa infrastruttura di Twitch. Quello che fa è prendere due forchette, ficcarle dentro ai tostapane, prende una scossa fortissima, parte a mezz'aria, si caga addosso e crasha la live. Cos'è che succede in questa clip? Io non credo che entri nei TOS di Twitch, perché sia farsi male da solo, sia cagarsi addosso, sia diverse cose che non vanno contro i TOS di Twitch. Quindi non credo si possa guardare. Non credo. Voglio vederlo. Puoi trovarlo, non credo sarebbe difficile trovarlo. Non credo si può guardare, purtroppo. Comunque, la cosa che dicevo io, le cose belle, è questa. Partito da solo, non ho cliccato niente. Oh, per qualche motivo YouTube che sta laggando fortissimamente. Non so che cazzo succede. Che cazzo succede? Faccio così.
Ancora un po', perlomeno. Faccio così. Credo sia meglio. Questo comunque, questa è la canzone che io ho sentito. Mi piace un botto. È bellissimo, ma non so perché. Mi attiva il cervello. E tutte le persone messe insieme. Vedi, sta a scatti. Si era 3 mesi prima di bronzo. Come mai in Dark Souls oggi? Sora non aveva finito. Aveva da fare. La cosa che mi sorprende è questa, tra un po'. Sondaggio. No, dopo. Piace che c'è quella di mele. Fa ridere. Fuck. Dopo. Si milicia 2 volte. Nintendo Land. Ne servono altre, che di tutte le versioni. Credo sia ora. Succede in Mario e Sonic ai giochi olimpici? Perché c'è solo jazz in mezzo? Perché no? C'è un botto. Troppo bella. 5 minuti. Winter Games goes hard. Incredibile canzone. Tra la mia sveglia, il mio... la mia suoneria dal telefono, ci inizieremo tutte le live, rimpiazzerà l'intera playlist Hype ed Epic soltanto con questo adesso, va bene? Nome video, Slider Ultimate Mashup Super Mario 64. Lui. Mario Sonic e Giochi Olimpici 2010 e 2012 sono il picco massimo della saga, change my mind. Mai giocati. Mai toccati una singola volta. Non ne ho idea. Comunque. Ho YouTube e credo sia Chrome che mi sta laggando mostruosamente. Com'è possibile? Passiamo adesso effettivamente a PAL.
Zitto te. Ecco. Allora, quello che facciamo oggi. Pal, sì. Quello che facciamo oggi è valutiamo tutti i pal di Palworld con due obiettivi a riguardo. Uno è quello di effettivamente valutare tutti i design, vedere come sono, se sono interessanti, fatti bene o meno e altro. Seconda cosa, valutarli anche in base a quanto sono plagiati, rubati e una merda. Questo è l'obiettivo di quello che faremo adesso. Facciamo che plagio scaling. Voglio comunque fare la media della generazione e il voto classico che facciamo con i video di valutare tutti i Pokémon. Mi ne sto a proporre un documento Excel per salvare tutta la roba, perché si fanno così quei video lì. Bisogna fare le cose in modo scientifico, ben studiato. Altro che tira le schede e dici, boh, a me piace, vai in essere. No, no, tu prendi tutti i numeri, gli stili un foglio Excel e poi fai la media scientifica matematica. Così che ci fanno i video. No? Ecco. No? Quello. Media pesata o non pesata? Non so la differenza, non arrivo a quel livello lì. Valuto tutti i pal di Palworld. Ok. Dopo si fa Gugnuk? Penso di sì. Sono 110 pal in tutto il gioco, se non sbaglio. 110, 112, una roba del genere. Ho aperto questo video qua per guardare tutti i design, perché non esiste un artwork ufficiale o roba simile. Si possono soltanto guardare attraverso il Paldex. Quindi ho trovato un video online dove mostrano tutti uno a uno, piano piano, per bene. Come vogliamo valutare i pal che sembrano fortemente copiati, rubati e roba simile? Che voto gli dobbiamo dare? Zero? Per me zero. 5 su 5, non credo. Non considerati. Non avrebbe senso non considerarli. Ma non classificabili non ha senso, secondo me zero ha più senso. Non li valuti, ma non possiamo fare una valutazione di tutti i palle valutandone 6. Così senza zero a tutti, no? Io farei che se è palesemente copiato, e per me è ovvio, la copiatura è uno zero. Se invece si ispira fortemente a roba, è molto molto simile, ma potenzialmente ci potrebbe essere una giustificazione, per me è un 1. Il problema è questo, che molta gente non capisce. Il problema è che se fosse un caso nella fine del mondo, se fossero due casi nella fine del mondo, se l'intero Dex è fatto così e l'intero base del gioco, filosofia del gioco, game design del gioco, ogni cosa del gioco è copiata, copia e incolla senza nessuna logica, anche se alla fine del gioco può essere divertente, perché mi rendo conto che può essere divertente come titolo, è comunque molto molto meh come cosa. Chiaramente dietro non c'è l'impegno che vorresti da un normale videogioco. Se è copiato e migliorato, un voto più generoso magari. Sì, secondo me ci sta quello lì anche. Ci sta, ci può stare. Mi viene in mente uno che so già che mi piace di più di pal rispetto a Pokémon. Ce l'ho proprio in mente uno perché ha spammato lui. Io farei voto di pal se è bello, ok, anche se è copiato, se no la media è tra 1 o 0. Secondo me no, non ha senso essere generosi perché non ignoriamo quelli che sono copiati e plagiati. No, col cazzo. No. Mi sembrerebbe dare un sacco di credito a loro per nessuna cacchio di ragione. No? Dani Batti, grazie ai 3 mesi. Hai la piuma di bronzo, sempre un grande cavale. Let's go. Thank you. Scusa se non l'avevo visto. Fai 2 voti, uno per la bellezza e uno altro per l'originalità. Diventa troppo complesso secondo me dopo. Oppure fai un voto per il design e uno per il plagio. No, se noi facciamo 2 voti per ognuno dentro un casino. Miscillo, grazie al Prime per 9 mesi, prima di oro. Sentito parlare della ROM Pokémon Emerald Rogue, è stato in un roguelike basato su Smeraldo e gen successiva. Molto interessante. L'ho vista e molto carino, mi piacerebbe forse giocarla prima o poi. Okay, guarderemo attraverso questo video qua. Credo di poter zoomare anche su lui. Credo potremmo zoomare, anzi, facciamo così. Facciamo così.
Facciamo. Così vi va bene? Così la roba un pochino più grande sullo schermo. Va bene? In questo modo? Tanto non ci serve avere tutta la parte anche al lato, basta guardare il design del PAL, insomma, di Pokémon. Perfetto, ok. E noi facciamo così. Plagio rubata al 100% è zero. Più zoom, no, perché se un, poi un PAL è grande deve starci. Cioè, capito? Può occupare lo spazio. Cerco di comunque centrare questo quadrato. Potrei levare un po' più di più della descrizione, però dipende anche dal PAL. Adesso facciamo così. Poi casomai si può zoomare se ci rendiamo conto che c'è più spazio vuoto. Facciamo 0 per i Pokémon palesemente rubati. Pokémon PAL. 1 per roba fortemente ispirata e fortemente poco originale. Dal 2 in poi è una valutazione normale che faremo, diciamo, per Pokémon. Quindi gestiamola così. Assolutamente come Paolo è diventato il secondo gioco col picco giocatore concorrenti più alto di sempre. Abbastanza assurdo. Non mi rende molto contento come cosa, devo essere onesto. Tra l'altro, scusate, devo sempre farlo. Oh mio Dio! Fare un gioco di qualità basato sui Pokémon vendi un botto? Chi l'aveva mai detto? Quindi, anche se non fai un gioco di merda, un compitino del cazzo a casa, glitchato a merda, se fai qualcosa di effettivamente impegnativo, vuol dire che vende parecchio? No! Davvero? Poi non guardiamo il fatto che comunque c'ha i problemi questo qua, però odio praticamente Paolo dopo, perché poteva essere la riprova del cazzo, se il gioco è fatto veramente bene può vendere un botto e essere un mega successo, quindi non c'è nessuna giustificazione perché Game Freak faccia giochi di merda. C'ha enorme problema che questo gioco qua è un gioco di merda e la gente comunque ha deciso di comprarlo. Quindi in realtà conferma di più il fatto che ah, la gente compra la merda, non è un problema. Che mi dà fastidio. Però va bene. Che cazzo hai alle braccia? Non lo so. Cosa stai... Non lo so. C'ho le braccia. Non è presente completo. Ok, iniziamo. Lamball. Allora, onestamente no. C'è molta gente che mi ha detto ma è uguale a Wulu. No, è una pecora. Per me è una pecora. Cioè non vedo il motivo del perché dire che è uguale a Wulu. È una pecora, ha una forma differente, ha una faccia differente. Non è Wulu. Non definirei neanche che è una copia fatta male, roba simile. Possiamo dire che non è troppo originale, non è niente di incredibile. Non mi fa impazzire. È un 2 o un 3 per me. 3 forse perché è carino, riesce a essere carino comunque. Però per me non c'entra niente con Wulu. Cioè, Wulu assomiglia più a Marip che Wulu assomiglia a Lambol, per me, onestamente. Perché sia Wulu che Marip almeno hanno una forma da pecora, lui invece ha questa... È una palla con braccia e gambe separate da tipo un mino. Green Saber, grazie proprio 10 mesi, thank you. Ora che l'abbiamo fatto stesso colore di Wulu per comunque richiamare Wulu e far pensare a Wulu, posso anche darvela valida, però... Secondo me il design è comunque abbastanza differente. Se lo vedessimo in un Dragon Quest, in un altro gioco del genere, senza avere tutto attorno altri 100 Pokémon plagiati, non sarebbe un problema. Secondo me non sarebbe un problema. 3. Facciamo dargli un 3. Per me lui può starci benissimo un 3. Può andarci bene. Cattiva. Molto me. Ha i colori, e a me ricorda comunque, perché c'è sempre un po' un collegamento, mi ricorda i colori di Jigglypuff. Occhi blu in quel modo, tutto rosa, mi ricorda Jigglypuff. Però non c'entra niente con Jigglypuff, ovviamente, a livello di design vero e proprio. Semplicemente i colori mi ricorda quello, però i colori sono colori, possono essere fatti anche simili. Poi vabbè, i PAL e di Palworld cercano di copiare lo stile di Pokémon per vendere Pokémon con le pistole, va bene. Però potrebbero essere più originali, più fatti meglio, non una copia. Solo io lo vedo rosso. Il rosso è un rosa con meno bianco, quindi sì, può starci che lo vedi più rosso. A me non fa impazzire, non è un granché design, non mi dice nulla. La testa è Zorua. Non so se il modello 3D lo è. Di design non lo sembra, Zorua è molto più carino.
È molto me. È un 2. È un 2. Diamogli un 2. Diamogli un 2. Sono generoso, onestamente. Cheeky P è... non è un design, non c'è nulla da dire, cioè, è un 1. Poi vabbè, è carino, ma è una gallina. È una gallina, non c'è niente. È il flamingo di questo genere. Quanto avevo dato a flamingo? 0 o 1? Devi dire la stessa cosa che ho dato a flamingo. È un cocò di Zelda, sì. Però anche lì, la cocò di Zelda è una gallina. Non mi ricordo se avevo dato 0 o 1. Almeno non è un plagio solo un pollo. Sì. Uno se non ricordo male. Diamogli uno. 3-2-1. Il trend di questa generazione qua sta andando giù comunque. Generazione. Leaf Monk. Allora. Comunque ci sono dei pal che non ho mai visto. Leaf Monk è... Pachirisu. Per me è Pachirisu. È di un colore differente, ma è Pachirisu. E i cambiamenti che hanno fatto a Pachirisu, Pachirisu già Pokémon di per sé che non mi piace, me lo rendono più brutto rispetto a Pachirisu. Quindi ho 0-1, anche lui. Cioè, è proprio la stessa identica forma di Pachirisu. Non so se è il modello 3D lo stesso, non so se hanno preso, però. Per chi non lo sapesse, alcuni modelli 3D di Pokémon ci sono in Palworld. C'è tipo un Pokémon che ha la stessa coda di capelli di Primarina. C'è un Pokémon che ha la stessa testa di Salazzle. Ma non del tipo, è simile. È proprio lo stesso modello 3D con rete di poligoni e tutto precisamente uno a uno uguale. Quindi colori non si può dire che sono ispirati o roba del genere. È stessa cosa. È rubata 100%. Non so se lui è un caso simile, però altri lo sono. Ma è proprio brutto, lui mi fa cagare. Uno perché siamo generosi. Fox Sparks. Volpe di fuoco. Questo qua non ci leggerei troppo. Rubare roba altri. Il concetto di volpe di fuoco è estremamente comune. Detto ciò, non credo sia un bel design per una volpe di fuoco. Ho visto un casino di altri design di volpe di fuoco. Non dico che sia il peggiore, ma è il più generico e meno interessante da vedere di sicuro. Preferisco al 100% un sacco di altri design di volpi che ho visto in passato. Ha la coda simile a Nikit. Ha la coda simile a Nikit, sì, però di nuovo è una volpe. Le volpi hanno una coda comunque fluffosa, grande. Non ci leggo... Cioè, io non ci leggerei così tanto una copia. Poi, probabilmente sono ispirati, certo, però... Hanno un po' copiato, probabilmente sì, però... Puoi già più giustificarlo, questo. Sì, è molto basilare. O 2 o 1. Non riesco a dargli di più di 2. È davvero tanto generico. È il nulla come design. Non è niente. Gli darei onestamente uno, perché a me piacciono un sacco le volpi. E il fatto che lui non mi piaccia dice parecchio sul design. Quindi direi uno. Mi dice proprio niente. Fuck! Palesemente hanno chiamato Fuck per fare il gioco di parole con Fuck. Palesemente. Il re del ciclone, grazie per la prima volta, benvenuto. Thank you. Lui è bruttino. È bruttino. È sproporzionatissimo. C'ha una testa gigante. Fa davvero creare. Ha la collana in perle. Boh, bene. È brutto parecchio lui. O uno... Beh, un uno. Non lo vedo come un plagio di niente. Quindi... O come rubare qualcosa. È una papera d'acqua brutta. Gli darei uno. Dai. No, è brutto. Proprio per questo dico uno. Zero proprio per roba esagerata, gente. Con lì la ragione. È un po' ornitorinco, sì, però... Meh.
Lui mi sembra già più originale rispetto agli altri. Non mi viene in mente in automatico qualcosa. Mi sembra effettivamente un design. Lui mi sembra già qualcosa. La coda di Raichu. Vabbè, la coda è a fulmine, ma è di un basilare pensare a fare una coda a fulmine incredibile. Se è pure lo stesso modello, è un altro discorso. Però non è un concept così esagerato. Fai una creatura elettrica a una coda, dove lo fai il parafulmine a forma di fulmine? La coda. È la cosa più semplice da pensare di tutte. Step 1 di design. Non so, non mi viene in mente nulla di specifico di partenza. Penso che sia carino, secondo me funziona. La testa di Schitty. Forse potrebbe essere, però non ce lo vedo, diciamo. C'è un po' le orecchie così, dice Schitty, però non credo sia quello. Per me ci può stare, nulla di incredibile ci può stare, per me è un 3. Per me è un 3, sì. Nulla di incredibile ci può andare bene. Ci sta. Va bene. Va bene. Monkey with a gun! Monkey with a gun! Allora, molta gente lo paragona a Pan Sage dicendo: ma è Pan Sage! Come Pan Sage una scimmia d'erba. Cazzo significa? Fai un gioco con creature immaginarie e fai una scimmia legata alla foresta. Non è un concept così esagerato. E esce una scimmia verde. Vabbè, ci sta. Non è che non c'è niente. Non condivide nulla di design rispetto a Pan Sage. Anzi, preferisco molto di più rispetto a Pan Sage. Secondo me è completamente differente ed è uno dei casi dove preferisco lui. Penso di preferire Grookey rispetto a lui come design. Però lui mi piace. O è un 4 o un 5. Sì, ma ha una gun. Il fatto che abbia una pistola con lui fa ridere. Ci sta bene con lui la pistola. Perché le scimmie sono... Si riescono a destreggiare e potrebbero effettivamente utilizzare la pistola. Secondo me se cerchi bene online c'è una video di una scimmia che utilizza una pistola. Sono sicuro. 100%. 5 per Monkey with a gun. È la Monkey with a gun. Diamogli il 5 la Monkey with a gun. Potrebbe essere il nostro unico 5 della live. Io le darei un 5 a lei. 4 per 47. Secondo me un 5 gli va bene alla Monkey with a gun. Se lo merita. Ecco, una cosa che io critico di Pokémon. Critico. È una cosa di preferenza, non mi piace di Pokémon. È che spesso fanno dei Pokémon basati sulle scimmie e spesso non mi piacciono. La filosofia di design di Pokémon non si allinea bene alle scimmie. Nonostante le scimmie mi facciano un sacco ridere e mi piacciono, sono pochi Pokémon scimmia che mi piacciono in varie generazioni. Questa mamma invece mi piace. Basta tenerlo semplice, a me piacciono le scimmie. Lasciate un margine, 4.98. Perché? Non ha senso. 5. Monkey with a gun, Monkey with a gun. Top text, Monkey with a gun. Bottom text, Monkey with a gun. Ruby al corpo di un pony. E ponita. Pony di fuoco. Ponita. Ok. Ha una faccia che fa cacare la merda. È bruttissima sta cosa. Fa schifo. È orripilante. È bruttissimo. Mi fa fortemente cacare. C'ha una coda di volpe a cazzo, non c'entra niente. Corpo da pony con questa cosa qua che va bene. Faccia di generico personaggio furry brutto che non mi piace. Non so se è plagio, perché il corpo mi sembra fortemente di ponyta ed è fuoco anche, quindi ma gli do comunque zero, mi fa davvero cagare. Fa davvero schifo, è una merda incredibile. Tranquillamente peggiore finora. Porca vacca, se non mi fa schifo Ruby. Pengullet. Oh no. Hanno copiato Piplup ed Empoleon. Secondo me non c'entra molto un Piplup ed Empoleon. Cioè sembra onestamente di più Brivido di Animal Crossing rispetto a Piplup. Tranquillamente sembra di più lui. Assolutamente. Che comunque potrebbe averlo copiato. Sì. Però assomiglia più a lui che all'altro. Secondo me lui è un pinguino. Non è niente speciale. È un pinguino di acqua ghiaccio. È la cosa più normale di tutte. Come idea. L'idea è Pip, ma il modello non lo è. L'idea è un pinguino. Cioè, di che elemento lo fai un pinguino? Vive in mezzo al ghiaccio e va in acqua. Lo fai ghiaccio-acqua. Secondo me l'idea non è copiata di nulla, tecnicamente. Ci sta, nulla di incredibile. Penso che sia carino.
Per me lui può andare anche bene un 3. Secondo me lui può andare bene un 3. Perché no? Pinguino col ciuffetto per essere un po' stylish. Il giusto. Non è molto originale, però ci sta. A me mi piace comunque la semplicità. In questo caso qua non è... non è in niente design. C'è almeno qualcosina per me. Panking. Allora, il nome fa pensare al re, però di design sembra più un capitano di barca. Io non ci vedo somiglianza con un Empoleon, quindi dicono che è uguale ad Empoleon. Dice, ah, no, copiate Empoleon per il concept. Non credo, non c'entra niente. Assomiglia più a Dedede, sì. Assomiglia più a Dedede, sotto alcuni punti di vista. Però anche lui può essere un pinguino normale. Non mi fa impazzire, non mi dice molto. Sa che non mi piace quando le creature hanno indosso vestiti, cappelle e roba simile. Non mi piace mai come design. Non mi dice molto. Per me è un 2. Vedo che qua sono da solo perché vedo diversi 4 in chat. Per me è un 2. Non mi dice niente. The Exaggerated Swagger of a Pirate Pal. Non mi piace a me lui troppo. Non mi piace quando le creature hanno dei vestiti. Fa strano. E pelle e vestito, non lo so. In ogni caso non mi piace. 2. Non mi convince per niente. Ok, Shaymin. 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 0. È Shaymin. Cos'è? Letteralmente Shaymin. Questo è Shaymin. Però è un porco spino. Ho capito, ma c'ha la stessa faccia e il modello di Shaymin. È Shaymin. È proprio uguale. È Shaymin 1 a 1. 0. 100% 0. Tra l'altro ce n'è uno diverso? Ah, è 12B. No, non credo che valutiamo anche le varianti. Le varianti sono 12 e 12B. Non lo vedete? Ve lo mostro. 12 e 12B. È la stessa cosa. Uno è Super Saiyan, l'altro è Super Saiyan Blue. Non metterei a valutare anche gli altri. Casomai possiamo fare la media di entrambi i voti e poi valutarli in quel modo. Ma credo siano soltanto dei cambi di colore. Quindi non c'è niente da dire. Guarda, è Shaymin comunque. È uno 0. Shaymin con la vernice sopra, sì. Gumos. È uno slime. Lui ci può stare. Lui è secondo me uno dei più originali di tutti. Non mi viene in mente nulla con cui è velocemente paragonabile. Ha un po' la faccia di Ditto. Però non lo so. È comunque dire, ha la stessa faccia di Ditto. Sì, due puntini alla linea. Lo faccio io quando avevo anche 2 anni e non avevo mai visto un Pokémon. Non mi metterei a dire che è Ditto per questa ragione. Lui e Carino ci stanno. Non mi dice troppo. Comunque anche lui non è niente di che di design. È simpatica. Un 3 per me. 3 su 5. Un normale 3 su 5 secondo me. Pure Quag sarà la faccia di Ditto. Sì, infatti. È proprio il modo semplice di disegnare qualcosa. Come quando sei bambino fai mamma e papà c'è una faccia di Ditto. Perché non sai fare una cosa differente. Vixie. Non mi piace come fanno le creature pelose. Mia madre è Ditto. Non mi piace come fanno le creature pelose. È l'ennesima... sono molto generici appunto come design. È l'ennesima creatura, una coda da volpe pelosa, ma c'ha 2 paia di orecchie. E qua si capisce del perché la gente dice che sono fatti con IA. Ha 2 paia di orecchie differenti, non ha molto senso, però non credo sia stata utilizzata la IA. Poi vedremo. Puoi fare una roba del genere chiaramente anche copiando. Sì, corpo è molto simile a quello di Eevee. È un 1-1-0 per me, mi fa cagare. Lo sapevi che in termini di riproduzione uomini e pal Vixie è... c'è scritto? No, non c'è scritto. 0, dite tutti 0. È davvero bruttino, eh. Non è per niente carino. Non amano polvere bianca. Ma neanche una polvere bianca, eh. Non mi dà gente da troppo credito a come hanno copiato la roba. Si stanno immaginando questo complesso sistema di leve e specchi su come hanno copiato i design. Quando basta girarsi, guardare e dire e ridisegnarlo uguale. Non lo so. Oppure letteralmente prendere il modello 3D e fare copia e incolla. Non lo so, per me non credo sia così complesso come hanno copiato. 0. 0. 0. No, non mi dice niente. Bruttissimo.
Hucrates è un gufo con cappello tipo da strega. Può ricordare Hunch Cow, certamente. Lui secondo me è però abbastanza originale, ci sta. Il gufo di Zelda e Macro. Sì, però secondo me è già più distaccato. Non mi fa impazzire come design, non mi dice troppissimo. Il problema secondo me di molte di queste creature qua è che non hanno molte personalità. Cioè non so che dovrebbe essere lui, non mi dà un senso di quello che dovrebbe essere. Marco è basato su una strega però. E lui cos'è? Hucrates. Immagino Socrate, perché deve essere tipo intelligente, studioso, però c'è capello da strega. È un gufo arrabbiato, sì, ma che mi attaccherebbe, sono incazzato con il mondo, non capisco. Anche una saletta a casa in pancia, sì, c'è da niente. O 2-1. No, 4-3, ma gente, è generosissimo. Ciao, grazie per 5 mesi. Pokémon Slime ricorda un po' Seedot dopo qualche canna. Sure. Vabbè, scusa, Beware lo capisci. Beware infatti non mi piace. Se mi tirate fuori Pokémon che non mi piacciono per dire ma questo qua non è, non ha personalità. È concordo, non mi piace. Due, siamo generosi. Non abbastanza dare 4, ma 2. Va bene. Tifant. Lui ci può stare. È una tazza da tè. Una tegliera da tè. A forma d'elefante. Già le tegliere sembrano un elefante. Non è nulla di originalissimo. Ci può stare, secondo me. Va bene, è carino. Non mi sembra che copi niente di specifico in modo evidentissimo. Uno è copiato, a cosa? Mi ricordo un NPC di Animal Crossing. È vero, c'è un elefante tegliera, però secondo me quello è un concetto troppo originale anche lì. Munna. No, non, secondo me non c'entra niente Munna. Sono due creature piccoline a forma di palla con una proboscide. Anche lì, non è nulla di troppo originale. Secondo me è questo è uno di quei casi dove puoi facilmente giustificare dicendo è un caso, hanno fatto entrambi un design abbastanza generico simile. Nulla di troppo speciale. Per me è un 3. È uguale a Munna. Fatemi guardare Munna, forse non mi ricordo Munna. Munna. Secondo me no. Oddio, è vero, è simile. La base è la stessa. La base è la stessa. Anche l'occhio è uguale, se non c'ha queste due lineette. L'occhio è lo stesso. È mostruosamente simile. 2. Gli abbossa il voto di 1. Penso che comunque questo sia un caso dove è valido poter dire che è una cosa separata e non è evidente plagio, però ecco, Fanny. È più simile a questo. Però di nuovo, è come faresti normalmente un elefante basato su una tegliera. Non credo che neanche Animal Crossing sia il primo che l'abbia inventato, onestamente. Anche, si fampi anche... Allora, questo qua è il discorso. È chiaro che tutti i design cercano di richiamare i Pokémon, perché il selling point del gioco è Pokémon con le pistole. Non potevano utilizzare i Pokémon, perché letteralmente utilizzare i Pokémon non possono, non hanno il diritto di farlo. Hanno fatto la cosa più vicina possibile ai Pokémon, borderline plagio o letteralmente rubare, pur di dare la sensazione. Questo è l'obiettivo, quindi molti design, anche se non sono esattamente quello lì, il loro obiettivo chiaramente è quello di richiamare il Pokémon stesso. Anche se sono abbastanza differenti per dire è una cosa differente, l'obiettivo è che sembri un Pokémon, chiaramente. Quindi è
difficile dire effettivamente cosa è vero copiare e cosa è fatta apposta per il loro obiettivo. È difficile comunque. In ogni caso, secondo me non è una buona idea al 100%, però... Depresso. Mi fa schifo come design. Fa ridere il nome che si chiama Depresso. Però è Espur, sì. È Espur. Espur senza la faccia assurda che mi fa piacere Espur. Leggi la sua abilità. Quando attivato Depresso, bevi un sacco di energy drinks, facendo sì che lui diventi più veloce. Ok. Proprio perché il corno non c'è nessuna logica, sono cose abbastanza appiccicate a caso. O 1 o 0. Non sono ciuffi. Credo siano ciuffi, forse sì. È difficile da capire, i modelli non sono incredibili. Uno per il nome. Che tra l'altro in inglese si chiama Depresso. Specialmente in italiano è un caso che si chiama anche per noi Depresso. Nel senso, in inglese sarebbe Depressed. In italiano è Depresso. Non c'è neanche un naso ed è davvero brutto. Zero. È davvero brutto. Ok. Kremis. Gigamax Eevee. Zero. È letteralmente Gigamax Eevee. Lievemente diverso. Lievemente diverso. È Gigamax Eevee. Zero. Da Dream. Lo odio fortemente, ma... come design... non mi fa impazzire il naso, cioè che anche lui non manca completamente il naso. Non mi piace i capelloni cosmici, non mi dico niente onestamente. Non mi piace come design. Copia qualcosa o no? Copia qualcosa o no? Miss Drivus, no. Secondo me non copia niente lui di evidentissimo. Detto ciò, non mi piace come design. O è un... è un 2 o un 1. Anche può essere comunque un 1. Non mi piace davvero per niente come design. Il Pokémon col cristallo in testa. Quale? Cosa intendi come cristallo? Ce ne sono diversi. Intendi... Carbink o... Diancie? Il diamante rosa, Diancie. Diancie? Non credo. No. 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 Diancie no. No, secondo me no, non c'entra niente. Diamo il primo voto con una virgola, 1,5. È proprio la via di mezzo perfetta tra il 2 e l'1, che non è copiato, non è un fallimento completo di design, però è davvero brutto. Mi fa davvero cagare. 1,5. Rushor è un cinghiale. Avevamo dato 1 alla Coco, vero? Diamo 1 al cinghiale. Non è un design. Lui è zigzag ma cinghiale. Ma neanche. È un cinghiale disegnato in stile cartone. È un 1 per me. È un cinghiale poligonoso. Non è niente. Nox non l'ho mai visto, vero? Ma no, sono tutti Eevee, cazzo. Sono tutti uguali a Eevee. Sono tutti uguali a Eevee. Al mantellino. È Eevee di nuovo. Cioè, è abbastanza diverso, però cazzo è Eevee. Hanno fatto Eevee 40 volte sto gioco. 1 anche lui. E Glaceon con mantello. No, perché non c'è la frangetta, non ha la coda così, Glaceon. È chiaramente Eevee e vuole essere Eevee. Se ha dato 0 a Flamingo, dai allora anche 0 al cinghiale. Io avevo chiesto prima, ho dato 0 a Flamingo o ho dato 1 a Flamingo? Non mi ricordo. In base a quello do il voto al cinghiale e alla Coco. Se avevo dato 0, do 0 a entrambi. Se ho dato 1, gli do 1. Gli ho dato 0. Ci sta che abbia dato 0, non design Flamingo.
Non è niente. È un fenicottero. Come Evolution sarebbe bella. A me non piacerebbe. Non mi fa molto impazzire. Non so, non mi piace proprio la fumo della testa. Le sopracciglia con ciglia fatte così. Sembra furry bait. È molto un niente design anche. Vado a controllare perché non lo so. Prima c'era qualcuno diceva 1, qualcuno dice 0. Valuto tutti i Pokémon di nona gen. Dov'è Flamigo? Che numero è Flamigo? A che punto del video è Flamigo? Qua, gli ho dato. Zero, e allora va zero entrambi. Zero cignale e zero cocò. Perché non è niente di design, letteralmente non c'è nulla. Lui è un 1 per me. Lui è un 1. Eevee Ghost. No, Eevee Ghost spero non sia così. Spero sia qualcosa di leggermente più creativo. Eevee Ghost mi piacerebbe un Eevee con una sorta di lunga coda alla mod di Dragapult. Questa è la mia idea che piacerebbe a me per un Eevee spettro. Tipo un Eevee a mezz'aria che fluttua con la lunga coda spettrale alla mod di Dragapult. Mi piacerebbe quelli come Eevee spettro. Foodler. È una talpa. Detto ciò, ha quasi al 99% lo stesso modello di Drillbur. Quasi uguale al 90%. Proprio stessa forma del corpo e tutto. Ha una faccia un po' diversa. Però è Drillbur. Lui è Drillbur. Fammelo riguardare. Ma quando l'ho visto pensavo a Drillbur io. Mi ricordo bene o no? Allora. Beh. Yeah. Non è uguale. Non è uguale. Ok? Vedete, Drillbur c'ha un culone più grande, ha le braccia a punta. Però sono entrambe talpe nella stessa posizione nello stesso modo. Non è uno 0, ma è un 1. No, è una talpa. Non so se ho visto una talpa. Le talpe non hanno questo aspetto, le talpe sono diverse. Chiaramente sono fatto per copiare Drillbur. Per me, questo è evidentissimo in questo caso. Per me è un 1. Perché è 100% Drillbur. È lui. Proprio lui. Alcune talpe sono così. Cerchiamo talpe. Talpe. Non lo so. A me non sembra bipede. A me non sembra bipede. Ma le talpe hanno delle manone. Sì, ma non sono nella stessa posizione di Drillbur le talpe. Zen, che unghie. Non è uno scalare. Mi fanno ridere un talpe. Come sono carine. Che schifo. Ci sta. Lo capisco che è schifo. Poi mi fa ridere. C'hanno gli occhi completamente coperti. Tutte tozze. Cazzo, dove cazzo sono? Che succede? Mi piacciono a me le talpe. Poi sono delle talpe orribili, però. Per questo, per me è un 1 per questo. Non è copiare al 100%, ma l'hanno messo nella stessa posizione identica, uguale, perché vogliono farlo sembrare a Drillbur. Chiaramente. Per me ci stanno le manoni con le unghie. Sì, però poteva essere fatto in qualsiasi altra forma, in questo discorso. Però è la stessa di lui, quindi. Cerca Gau Gau Kirby. Gau Gau Kirby. Gau Gau Kirby. Cioè, vedete anche lui? In realtà è un buon esempio. E per me assomiglia meno a lui che a Drillbur. Perché qua hanno fatto la talpa, ma non c'ha il corpo nella stessa posizione, i piedi nella stessa posizione e tutto. Ha comunque cose in modo differente. Certo, è basato su una talpa, entrambi lo sono. Però è molto più diverso lui da Drillbur rispetto a lui. La posa è proprio la stessa. È
chiaramente ispirato a questo punto di vista. 2022, sì, abbiamo già dato il voto. Killamari, Inkey della situazione. È diverso rispetto a Inkey? Penso sia nettamente più brutto rispetto a Inkey. Sì, le proporzioni più che altro sono molto simili. Agli occhi di Espur? Agli occhi di Espur, se ci fate caso. Non è anche lui molto originale, o è un 1 o un 2? Gli occhi sono proprio di Espur, eh. Sono... Tiriamo fuori Espur. Espur. Gli occhi sono proprio Espur. No? Gli occhi sono Espur. Non è Inkey. Ci sta non sia Inkey, perché comunque può essere un polipo. Anche se è un polipo con questi tentacoli in questo modo. Però ci può stare, è diverso comunque Inkey. Però c'ha gli occhi di Espo. È un 1 o un 2 anche lui. Quelle zampe di tribù in testa. Sembrano le zampe di tribù, è vero. Possono sembrarlo. Stessa idol di Inkey. Ci credo, però... forma simile, potresti già giustificarlo. Beh. Un 1 o un 2. A lui gli darei... Però c'ha gli stessi occhi di... No, è uno. È proprio gli stessi occhi di Espo, sono gli stessi, sono uguali. Ho capito che sono occhi... viola. Però cazzo, sono uguali. Sono proprio uguali, 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 uguali. Sono uguali, 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 uguali. Mao. Mao Zedong. Altro Eevee. Ci mancava qualche Eevee. È un Eevee a tema egiziano. Più gatto. È un gatto. Mi ricorda comunque Umbreon. Ok che è un gatto più in generale, però mi ricorda Umbreon. E l'obiettivo chiaramente è quello di farmi ricordare Umbreon. Ci sta però. Ci sta. Sì, non è totalmente Umbreon. Qua sono in quella zona grigia che è già più giustificabile. Allora, il problema è questo. Gli darei anch'io 3, perché ci sta come design. Non è nulla di creativissimo, però ci sta come design. Il mio problema è tipo la nona generazione Pokémon, dove manca di varietà il Pokédex finora. Abbiamo incontrato 24 Pokémon, PAL, e i 5 di loro sono Eevee. O con forti tematiche estremamente simili a Eevee. C'è veramente poca originalità da questo punto di vista. Però mi piacciono molti gatti neri, quindi comunque si bilancia, secondo me. Gli diamo comunque 3. Se facessero un bel design del genere in Pokémon, potrebbe essere per me l'ottimo gatto. All'idol di Umbreon, per quello che chiama molto. Chiaramente deve sembrare Umbreon. Però lo giustifichiamo con 3, dai. Siamo generosi. Anche 4. È un po' troppo 4. C'è la versione cristallizzata. Wow. Più brutta, onestamente. Celerei. È di un generico design. Prendi una manta e ci metti sopra degli occhi cartunosi e basta. Non c'è nient'altro di design. Molto generico. Poi posso somigliare a Mantine. Sì, però una manta. Le mante sono fatte così all'incirca. Può andare bene. Il fatto che vola in giro può sembrare Togekiss, ok. Ha un po' la faccia di Togekiss, ok. Però secondo me è abbastanza differente da loro per non essere un evidente plagio. Che poi lo voglio richiamare, concordo con voi. Detto ciò, quello che rimane è un design molto generico. È faccia di Pokémon generica applicata a creatura generica con orecchiette come tutti gli altri. C'hanno tutte queste orecchiette del cavolo e manine. Così, come tutti gli altri. È molto me, è un 2 secondo me. È Latios, non è Latios. Questa cosa non è Latios. Omar, leggimi su. Se fa un design simile a Pokémon, ho plagiato Palworld. Se fa un design simile a Pokémon... Ah, se in Pokémon fa un design simile, ho plagiato Palworld. Certo, concordo. Assolutamente sì. 100%. 2. La faccia del Pokémon pesce lanterna. Ai colori si dilanta una roba simile.
La faccia non saprei. No, invece anche la faccia di lui, sì. Allora, è un ASCII generico o è Lican Rock? Per me è comunque uno zero, perché se è una copia spurata di Lican Rock, per me non lo è, perché Lican Rock secondo me è un design molto semplice ma molto riconoscibile e bello da vedere. Infatti, se non sbaglio, è uno dei miei Pokémon preferiti di settima, che deve aver dato 5,5. Può essere una copia di lui, però contemporaneamente è un ASCII. Se guardi un ASCII è uguale a lui. È un ASCII cartunoso, non c'è un design dietro. Quindi, nel caso migliore, che non è una copia spudorata, è un ASCII generico. E quindi prendo lo 0. Se è una copia spudorata, è una copia spudorata, quindi 0. Quindi c'è un argomento per non dargli 0. Lo so che il modello è uguale 1 a 1, però non so perché non ce lo vedo. Questo deve essere il mio problema, però. Forse semplicemente le differenze hanno fatto a livello di texture nascondono il fatto che il modello è uguale. Non è un ASCII generico. Nye. Nye. Riguardalo, please. Guardiamo un modello 3D di Lycanroc. Allora, Lycanroc ha le orecchie più grandi? Non c'hai i ciuffi sopra le cose? Ma è un ASCII. So che è uguale, ma è un ASCII, gente. È un ASCII per me. No? Se devi fare una creatura cartunosa basata su un ASCII, fai questo. Lycanroc a sua volta è basato su un ASCII, però con un design, uno studio dietro, effettivamente una cosa interessante. Lui no. Però, cioè, non proprio così. La differenza è che c'ha un po' più di pelo sopra il collo, cioè cos'è l'intero design che hanno fatto. Hanno detto prendiamo una creatura bella, pelosa, che ci piace, ci mettiamo più pelo. Che cazzo di scelta design è, la cosa più basilare del mondo. Ha piaciuto agli ASCII. Sì, è un po' un non-design. Cioè, qua questo posso giustificarlo che non è una copia spudorata di Lycanroc, anche se chiaramente lo vuole essere. Però è un cazzo di ASCII e basta. Basta, è finita lì comunque il discorso. Zero. Lo so che il Doggo è bello, però uno zero comunque. Lui è Xatu e Natu. Ok che c'è un modello diverso di... del Pokémon, del 3D. Però è stessi colori, stesso concept, stessa cosa applicata nello stesso modo. Ha un modello 3D differente, però è quello. Ha il becco anche di Tucano, tra l'altro. Però. Questo è un po' troppo il cercare di dire. No, guarda, non è un Pokémon, ma è un Pokémon. Wink, wink. Un po' troppo questo qua, secondo me. Almeno sono belli colori. Sono quelli di Xatu e Natu. Sono quelli di Xatu e Natu. Gli occhi di Cramorant. Vabbè, gli occhi, non direi gli occhi di Cramorant. È un cerchio con un puntino dentro. Anche se non direi che l'ha inventato Pokémon come design, fare un cerchio con un puntino dentro. È un 1. O è uno 0. Ah, sono morto. Upsi, sono morto. È un... per me è... Ah! Fuck! Ho fatto un male boia. Ho dato un calcio a... il treppiedi. Ma la scala è da 1 a 10? No, da 0 a 5. Tecnicamente 5,5, però non importa. Anche dovremmo 5,5. Facciamo... No, sono 0. È troppo... Questo è... Non è...
No, è un 1, dai, un 1. È troppo evidente quello che vogliono fare. Però è un 1. Ok, ha i capelli di Tinkaton. Però è bruttino. Non mi piace. Secondo me i colori non funzionano. Gli accenti verdi non c'entrano niente. Oppure una cosa arancione. Faccia super generica, è uguale a tutti gli altri. Lui è originale. Ha i capelli di Tinkaton. Non so se ve lo ricordate, Tinkaton. Ma questo è Tinkaton. Vedi i capelli? Ok. Tinkaton. Per me è davvero brutto. Anche lui un 1-0. Non ha l'arma qui e basta. E non ha un bel design anche. Tinkaton ha un bel design. E ha senso. Ha dei colori che funzionano bene ed è un concept originale. Cioè, questo è il mio problema comunque di design di Palworld. Onestamente, cosa mi deve passare questo design qua? Cosa mi deve rappresentare? Non lo so, sono un sacco di design che secondo me non c'hanno anima, non mi comunicano quello che devono essere. Tipo, vola, non so perché voli, ed è contento e fa yeah! Basta, non... Boh. Zero. Fa davvero schifo. E c'è i capelli che sono gli stessi di un altro. Ok. Mozzarina. È una mucca. Non ha senso. È Snorlax. Però Snorlax ha una faccia molto generica. Quindi non so se... No? L'unica differenza è la direzione dove vanno i denti. Questa è l'intera differenza. No? Anche lui chiaramente vuole essere Snorlax. È però una mucca, cosa differente. È una faccia talmente basilare, comunque poi inventata, è normale. Mi ricordo la mucca con le texture realistiche di Minecraft, non so perché. Ci sta. Questo siamo generosi, lo giustifichiamo, e sono due. Perché siamo generosi, perché sì. Torons, grazie ai 35 mesi con Prime. Thank you. Ciao, Swap. Riesco a immaginarmelo come qualcuno in un... stanza chiusa senza sapere cosa sia un Pokémon potrebbe inventarsi un design del genere. Poi il fatto che loro l'abbiano fatto in modo volontario è un altro discorso, ma ok. Brisla. Mi ricorda Gorgeous. Come si chiama? No, non Gorgeous. Come si chiama quello di Ottava? Gossifleur, ecco, Gossifleur. Mi ricorda Gossifleur da questo punto di vista? Però è diverso comunque. Non credo c'entri al 100%. È creatura pianta generica. Onestamente mi ricorda di più, tra tutto, Poison Ivy. Punto di riferimento secondo me è Poison Ivy. Secondo me questa si può giustificare come design. Non credo sia un buon design, ma secondo me non copia niente specifico evidente. È una creatura donna pianta, ce ne sono infinite in ogni mille modi differenti dell'esistenza di sempre. Quindi non... Detto ciò, non è un bel design, quindi due. Due. Prima due. Gobfin, è un goblin... Questo non l'ho mai visto. È un goblin squalo. È carino. Non mi dispiace. Sì, ma non è smash come Ivy. Non commenterò.
lui mi piace come design. Adesso mi ricordo Toxic, lui no, non credo. Gible no. Secondo me non c'entra, mi piace molto lui. È un goblin di mare mixato con una, un pesce squalo. A me lui piace. Originale ma orrendo. A me invece, per me è originale ed è bello. A me piace lui. 4? Non è incredibile? Se non poteva essere fatto meglio. Sicuramente poteva essere fatto meglio. Le mani ditone aliene così. Non c'entrano niente sul design. Deve essere secondo me a punta. Però per un 4 ci può stare per lui. Ce ne sono infinite di donne e piante. Grave 2024. È vero. Ce ne sono infinite. 4 se ne può stare. A me piace un design. Funziona bene lui. Hangyu. Lui è un caso strano. Esiste un fake moon che è al 100% uguale ad Hangyu. Ma... E si pensava che avessero copiato un fake moon i creatori di Palworld. In realtà no. Il fake moon è uguale a lui. È stato creato dopo. Il creatore non conosceva questa creatura qua. Quindi pensava che l'avessero copiato. Invece casualmente hanno fatto questo design. Questo proprio casualmente stesso design uguale uno con l'altro. Non so se riesco, se riesco a trovarvelo, vediamo. Sarà difficile trovarvelo però, forse. No, non lo trovo. No. Non ve lo scatto mai in automatico così. Però c'è un design che è esattamente uguale, lo stesso. Semplicemente aveva dei colori differenti. Detto ciò, è chiaramente Shingaling. Ispirato a Shingaling. Secondo me cerca di chiamare quello. Però un design abbastanza differente, secondo me, da essere giustificabile. Secondo me è qualcosa di diverso. Decisamente diverso. Nulla di incredibile, ci può stare. Legge descrizione del Pokédex. Le sue armi gigantesche possono spaccare persino il ferro. In particolare forma di esecuzione cruenta, i criminali vengono portati in piazze pubbliche e gli Hangyu gli vanno a strappare la pelle di dosso fino alle loro ossa. Ah, carino. Interessante. Simpatico, ci può stare. Lui mi va bene. Lui per me è un 3. Non ci vedo Shingaling. Forse non è Shingaling, è l'altro. Sto cadendo addosso. Non è Shingaling, è quello che si appende. Non mi ricordo il suo nome. Per me non è un 4. È un 3. 4, un cazzo. Te per me è un 3. Cimeco. Ecco Cimeco. Non Shingaling. Ci sta. Klefki? No. C'ha le mani separate. Se c'è delle mani lunghe. Mossanda è un panda con una foglia d'erba. Mi ricorda Pancham. Però è abbastanza diverso rispetto a Pancham. È un panda specialmente con dell'erba addosso. Questo, secondo me, non è questo concept così incredibile da dover essere coperto al 100%. Nulla di incredibile, ci può stare. Va bene, secondo me lui sì, lui regge, secondo me. Può essere... Ma ci stai, carina, un 3. Non ci può stare un 3. Fosse rosa sarebbe Beware. Secondo me no. Beware ha proporzioni differenti. C'è proporzioni differenti Beware, secondo me. No. Capisco comunque il paragone, ma no. No, secondo me è diverso. È come il pinguino inizio, sì, secondo me è un design normale, generico, ci sta, va bene. È un 3. Nulla di incredibile, funziona, però va bene. È un 3, è un valido 3. C'è anche la versione punk, va bene. Woolipop, mai visto lui, vero? È una pecora. È Marip. Lui è più Marip dell'altro.
Lui è Marie punito dal crimine. Perché la gente mostra l'altro e dice, dice è Wulu, è chiaramente Wulu quando c'è questo A che è Marie più al crimine. Questo è molto evidente come copia. No? Comunque credo possiamo zoomare un pochino. Datemi un secondo. No. Così è più elegante. Un pochino più elegante. L'altro era double, mentre questo era al crimine, no. Questo non lo scrive in modo diverso rispetto a Marip più al crimine, è uno zero. Marip, stessa forma della faccia, del pelo e tutto, con le corna qua, ma invece di avere le cose da pecora, ha la roba di al crimine. Cioè, gli stessi colori di al crimine, con gli stessi bonbon di al crimine, con tutta roba di al crimine. Zero. Anche non mi piace come design, devo essere onesto, però zero. Ah, lui intendi che è Gogotto, che avevi detto Dabul. No, secondo me no. Lui è diverso. È successo una capra. Una capra d'erba. Non è un incredibile capra d'erba? È lo stesso modello? Di chi? Dabul? Non credo. That's why he's the goat. Non mi piace proprio il design. Faccia generica che abbiamo visto già 50 volte in questo Paldex. Corna, punta. Va bene, normale, corna da capra. Tozza perché sì. E c'ha un cespuglio nel culo. È un 2. Non è orribile, ma non è neanche niente di bello. 2. 2 va bene. Malpaca è un'alpaca. Melpaca è un'alpaca. È un'alpaca. Con un modello 3D brutto. Sembra crema, questa qua non sembra del pelo. Palesemente furia tonante, chiaramente. È un'alpaca. Gambe di Virizion? Forse? Sì. 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 In ogni caso gli do zero, che sia un'alpaca, che sia una copia... Per me è uno zero, non è comunque niente di design, secondo me. Ricordo quando Game Freak ha liccato Furfur, tutti dicevano è il Pokémon Alpaca. Eh beh, ci può stare. Se lo vedi male, forse. Eictrirdir. Ah, quindi quello che è Xerneas, secondo me non è Xerneas. Il concept di creatura cervo, re della foresta, con le corna a forma di albero e tutto. Vedete, devo zoomare un pochino meno. Fuck. Adesso è troppo zoomato. Usiamo lui come punto di riferimento. Però devo tornare al punto di prima così. No. Devo fare così, perché quando ci sono i Pokémon grandi devo tenerli. Pal grandi devo fare così. Corpo di Zacian base. Questa parte qua sì, ce la vedo. Però non lo so, è creatura comunque generica, va bene. Poi se il modello 3D combacia 1-1 è un altro discorso, però... Non lo so, per me è... Un cervo. Ci sta. Non ce lo vedo esattamente Xerneas, non ci vedo esattamente copiare roba. È semplicemente un cervo re della foresta. C'è anche in Principessa Mononoke. Lì ha un design molto più originale, va bene. C'è anche in Zelda. Lì ha un design molto più originale, concordo, 100%. Però è un cervo. Che tipo è la variante Terra? Lui è un... Ci sta, dai, è un 3.
È un 3. È un 3, dai. Siamo generosi, abbiamo già dato 40-0. Nightwing. È un uccello. Non ci vedo un evidentissimo qualcosa. Staraptor? Più per i colori che per altro. È solo per i colori, ma non... tutto il resto cambia. Detto ciò, non mi fa impazzire troppo come design, quindi anche se è Star... colori sono di Staraptor... ma neanche Braviary. Braviary c'ha le piume più belle, c'ha una forma anche differente. Lui c'ha... non lo so, è bruttino per me lui perché c'ha questo culone strano che non capisco. Pokémon che vola, zero aerodinamico con il culone. Ok. È un 2. Per me è un 2. Ribanni. Ok, Sylveon. Ma quanto cazzo hanno copiato Eevee? Sylveon c'ha stessi cose di Sylveon. Ma è di base... un coso generico. È un coso generico con... decorato con roba di Sylveon. Sembra Hello Kitty anche, sì. C'è un Hello Kitty che è uguale, forse? Mi sembra ci sia una cosa in Hello Kitty che è uguale a lui. In ogni caso non mi piace, è abbastanza copiato. Uno, credo. A me ricorda un po' Emolga. Sì, ma perché è una forma generica del corpo base. È un 1. Nulla di che. Incineram. Ha un Doom, ma non ci vedrei ha un Doom in questo. Lui credo sia originale. Ha un Doom capra. No, è una capra demoniaca. Houndoom è un cane demoniaco, questa è una capra demoniaca. Corpo di Zoroark. Fammi vedere Zoroark. Sì. Credo che la loro filosofia di design fosse uniamo Zoroark a Houndoom. Però riesce a essere comunque abbastanza differente rispetto ad Houndoom. Zoroark non molto. Zoroark non molto. È abbastanza Zoroark e basta. Zampe così con cose grandi sulle mani. È un po' diverso. Questo lo salvo io. Di nuovo, chiaramente voglio copiare Houndoom e Zoroark, 100%, concordo. Però abbastanza diverso per poter dire che è originale, secondo me. Io lo salvo lui. Design carino, non mi dispiace. Non credo che i colori siano una scelta ideale. Contrastano forse un po' troppo. Sono forse un po' troppo accesi i rossi. Però ci può stare. È un... lui può essere un 4 anche per me. Lui sono generosissimo perché chiaramente no, 4 no, è davvero Houndoom Zoroark 3. È troppo Houndoom Zoroark. Mi piace come design, ma è troppo Houndoom Zoroark. È chiaramente quello. Exiel, quanto 7 mesi, lunga vita Max, l'imperatore di Brindisi. Thank you. Mi immagino gli avvocati rispondono, è un po' diverso. Cinnamoth. Buona niente di design. 2. Butterfree Gigamax. No, è una farfalla. Non ci vedo neanche Butterfree Gigamax. Non mi interessa se copia o meno. È nulla di design. È omino generico, piccolino, creatura Pokémon con ali. È un 2. Esatto, una patata con le ali. È un 2. È un po' carino, quindi gli do 2 per questa ragione. Arsox. L'ho mai visto Arsox? Caprone in fiamme. Boia, quanta varietà comunque di design. Caprone in fiamme e caprone in fiamme. Incredibile.
Non mi convince il 300 come design. Tracheon. Non lo so. Le zampe, intendete? No, neanche troppo. Neanche troppo. Le proporzioni sono diverse. È più... è una capra e basta di fuoco. È una capra di fuoco per me. Però non funziona proprio design, perché c'ha le gambe di dietro sono fatte così e poi c'è le gambe davanti che sono dritte. Alla moda di Terrakion, lì ve lo posso già più dire. Che non mi dà proprio l'idea che si riesca a muovere in modo fluido e libero. Sembra molto più tank e non riesce a fare un cazzo e a malapena muoversi. Pure le corne così grandi, strane. Non capisco che servono di design, qual è il loro scopo. Ha pure un doppio paio di corna o no? Non so cosa c'è sta roba qua. Sono ciuffi o cos'è? Non lo so. Ci sta? Tre perché so che dopo c'è uno zero. Tre perché so che dopo c'è uno zero. Questa è la pinna di Sobol. Pinna di Sobol. È un errore della IA. Potrebbe. Però poi l'hanno fatto anche il modello 3D, quindi non so perché abbiamo fatto l'errore della IA. Pinna di Sobol. 1 a 1 pinna di Sobol. 0. Proprio quella, 1 a 1 uguale, stesso colore, tutto. Pinna di Sobol. Troppo evidente come copione. Cognito. Carino come nome. Che è Cow e incognito. Carino. È però un'altra creatura nera, uccello, con un cappello in testa da strega. Cristo di un dio. Cioè, sì, il dottore della peste c'ha la maschera da dottore della peste, chiaramente. È un 3. Ci sta, va bene, è un decente design. Una di incredibile, chiaramente sappiamo cosa dovrebbe essere, però è abbastanza originale. Lizpunk. È una lucertola con una felpa punk. Va bene. Ci sta? Sì, possiamo avere scraghi per tipo la pelle addosso. Cosa? Potremmo anche dire Grafaiai, che c'ha letteralmente una felpa addosso. Grafaiai. Potremmo anche dire Toxtricity. Lucertola con estetica punk e accenti viola e gialli. Secondo me è abbastanza originale, ci può stare. Non mi fa per niente pazzire la felpa, è davvero brutta. Davvero brutta la felpa. 2-3. È letteralmente un maranza, yes. Cioè, è talmente tanta roba differente del sensibile che secondo me diventa a quel punto quasi originale. Gabri Mass, grazie per 8 mesi. Bella gara, come va? Tutto bene. 2. Mi piacciono i colori, mi piace comunque la cosa, sembra... cioè, qua c'è qualcosa, c'è un design da qualche parte. Cioè, c'è un punto di partenza almeno. Poi va rifinito e fatto bene, però c'è quello. Eevee? No, non è Eevee. Un po' Absol con... ah, no, sono due. Sono due corna separate, ok. Pensavo fosse soltanto una con... una semiluna, pensavo fosse Absol. Non mi dice un cazzo, stessa forma dell'altro Pokémon che abbiamo incontrato prima. Che sembra Zoroark. Però mi fa schifo il cappello a caschetto con le orecchie così. C'entra niente. Le corna sono brutte da vedere. Due, uno. Per me è uno. Uno. Licroc forma notte. Neanche. Mi ricorda più che un Pokémon Zelda lui. Mi sembra che abbia lo stesso occhio.
del gufo di Ocarina of Time e colori dal rito di Tears of the Kingdom. E da ciò però è un'aquila generica. Può starci. Non so perché di prima mesista mi sembrava Articuno. Perché anche Articuno è un po' un uccello e basta, in realtà. Abbastanza. Non è nulla di originale, però almeno funziona, è un 2, dai. Che non è per niente originale. È un'aquila e basta. Robin qui l'ho mai visto? Gallade Blaziken. Gallade Blaziken, linea evolutiva comunque Gallade e Blaziken. Gambe di Blaziken, 1 a 1, sono uguali. Le bestie di Gallade, la mo' di Gallade. Testa che può sembrare comunque Kirlia. Kirlia. Ah, cazzo, Decidueye anche. E anche Decidueye. Ah, ok. Usa un arco, domanda, usa un arco? Credo sia un 0, però. Fino ad ora non hai dato sufficienza. Sì, ho dato sufficienza. Se usa un arco, è finita. Qualcuno ha un'idea? Usa un arco. Un secondo, controlliamo. Robin Quill. Usa un arco. Ok, 0! Usa un arco. Usa un arco. Boia. Gorirat. Lui è qualcosa, non lo so, è brutto. Non mi piace. Dovrebbe essere una scimmia? Ah. Mi ricorda in parte Luxray. Ha tipo il ciuffo in testa di capelli con il muso e le orecchie tonde strane di Luxray. È diverso, però mi ricorda quello. È tipo... Sapete cosa mi danno come sensazione questi design qua? Sapete, ecco, ho una buona descrizione di design di Palworld. Sapete quando vengono fatti quei video dove prendono una frase in italiano e la passano su Google Translate 4 volte e torna dietro la stessa frase che è sbagliata a qualche sentore dell'originale, ma chiaramente la stessa frase ed è insensata e fatta col culo? Mi dà questa sensazione qua tutto i pal di Palworld. Sembrano punti di vista, design e caratteristiche dei Pokémon tradotti 7 volte e messi insieme a random. Comunque un 1. Siamo troppo lenti comunque. Ogni volta che valuto roba sono troppo lento. Devo parlare troppo. Bigarde. È un'ape. È un'ape umanoide, ci sta. Ci sta. Va bene. Non è un granché di design. Ci può stare. È un'ape con forma di donna, perché comunque c'è la classica cosa dell'ape regina, quindi pensi a l'ape femmina, la fai con versione antropomorfa. Di design non mi dice molto. Alla lettera da fata non credo c'entri niente. Il ciuffo qua in testa non credo c'entri niente. I 3 punti qua, boh. È un 2. Nulla di incredibile, non fa schifissimo, però non mi piace come design. Eliza B è la versione più grande. Eliza B, perché Elizabeth è B, quindi invece di fare tipo Vespi Quen, Eliza B, ok. È lo stesso design di prima. È uguale. È lievemente diverso, è proprio 2 pixel. Io direi tipo frasi in lingua straniera che per qualche motivo suonano come parole in italiano, ma non hanno senso. No, neanche. Per quello lì vorrebbe dire comunque che sono una cosa differente. Se no non è una cosa differente. Se è un'evoluzione di quel precedente è uguale, mi fa abbastanza schifo. Cerca Queen Sectonia.
No. No. Cioè, questo è un design. C'è un botto di roba. No, non c'entra niente. Il concept è lo stesso, però capite comunque qual è l'idea? Lo sai, secondo me è un buon esempio in realtà, grazie. Cioè, tu fai un tuo gioco con le tue creature e devi creare delle creature. E vuoi fare una creatura basata su un'ape regina. Puoi tirare fuori Vespiquen, ma con questo concept ti puoi tirare fuori anche questo, che è completamente differente, proprio chiaramente un'altra cosa. Non c'è in nessun modo con Vespiquen, non credo che lo paragoniamo in nessun modo, ma entrambi sono basati chiaramente sullo stesso concept. Quindi il problema di Palworld non è che ma in realtà condivido soltanto lo stesso concept e basta. Non è che hanno copiato. No, no, no. Chiaramente hanno copiato, perché questa è completamente differente. Io gli darei uno perché guarda quello di prima. Non cambia niente di design. È lo stesso di prima. Questa molta gente lo dice che è la stessa faccia di Gnau di Galar. Lo capisco. Però è anche semplicemente una faccia con due occhi grandi e la bocca zicchechinata. Non direi che è la stessa identica cosa, comunque è leggermente diversa. È un po' il gatto di Alice del Paese delle Meraviglie. Detto ciò non mi piace. Non mi dice niente. Non ho caricato le texture. Aspetta un secondo. No, non caricano e basta le texture. Non mi piace comunque. Ha letteralmente copre capo di Delcatti. Sì. Ha anche un brutto modello 3D. Come se avessero attaccato una cosa sopra l'altra. Alla bella è meglio. Probabile. Uno. È davvero brutto. Mi piacciono i gatti. Se a me un gatto pare brutto, vuol dire da... è brutto brutto. È brutto brutto brutto. È brutto. Sui. Talmente generico che non posso parlare a niente, onestamente. È carino e simpatico. È un batuffolo di pelo. È un 3. È un 3. È uno Swiffer, sì. Va bene. È carino, ci sta. Sweepa è l'evoluzione della versione più grande. È lo stesso con più peli e con debuff più grandi. Sembra un'evoluzione alla prima generazione. Dove diventa specialmente più grande e cambia a malapena qualcosa. Non è una buona evoluzione. È semplicemente più grande con i baffi. Sapete che non sono un grande fan del design. Però, a suo merito, è una creatura fatta interamente di pelo. Il fatto che gli compaiono dei baffi, se sembra pure più grande e più roba del genere, ci può stare. Non è evoluzione. Vabbè, la versione più grande. Non ne frega niente se è evoluzione o meno. Lo definisco. Lo chiamo Pokémon. Che cazzo ne frega se non è evoluzione? È comunque carino, però non ha niente di che come alta creatura. Chillet. Lui è Chenpao. Non mi ricordo il suo nome. Furret. Con faccia generica. Aurorus. No. Una faccia generica e basta. Un po' anche Dragonair. No, specialmente perché è lungo e blu, ma non c'ha questa forma di Dragonair. È molto più simile a Furret e Chenpao. Chenpao ha un tubo lungo così, con i diamanti in giro e il ghiaccio. Madonna, se è difficile, sono tutti uguali. Non mi dispiace come design, ma è molto copiato. A questo punto è simile a Suguapork in Tinky Pond. È più tot Suguapork in Tinky Pond. T'assicuro, ma io non so. La gente piace Chenpao, ma mi fate far cagare. Chenpao. Cioè, non lo so. Mi trovo io che dico che è Chenpao o il corpo è molto simile.
stessa cosa. No, non è troppo simile. Volete il modello 3D? Un po' troppo crunchy questo modello 3D, però è questo. Qualunque furetto è fatto così, sì. Ok, però è molto quello. Molto simile, cambia che è un bipede. La differenza è che non è Chen Pao, ma è Furret. Nye. Salviamolo. 2. Salviamolo. 2. Univolt. Drago di fulmine. Non lo pagano neanche niente di Pokémon. Non mi fa impazzire come design. Sembra che si è esploso il culo prima di tutto. Sembra si stia cagando addosso fortemente. Sembra tipo un cavallo con un'armatura addosso. Mi fanno impazzire i colori. Manectric 1-1. Ma non potete dire che Shen Pao è completamente differente da Chillet e poi dire questo è Manectric. Ma non c'è un cazzo Manectric. Ok. È abbastanza generico, non mi dice troppo, però funziona. Mi ricordo un mostro dimostrante, non so perché. Il Kirin? Non proprio. Kirin è più figo. Ma almeno può ci postare un 3. È un 3. Per i colori e basta. Per i colori forse sì, sono simili. Pirin. Anche lui è un altro Kirin. Ok. Dato manca il 57. Chi è 57? Non ce l'ha lui nel Pokédex. Manca una creatura. Forse una variante? No, perché questo è 50. Aspetta, lui è 50. Cristo. Lui è 56. Mentre lui è 58. Manca 57. Chi è 57? Fox Cycle è il nome del 57. Un'altra volpe, Cristo. Ok. Molteplici code. Volpe, vabbè, la volpe ha 9 code, ci sta. Ma tutti la faccio uguale, è incredibile. Io so gente Ninetales di Alola, però comunque Ninetales è una volpe con molteplici code. È una cosa giapponese, è normale. I colori sono simili a quelli di Ninetales di Alola. È ovvio che vogliono copiare Ninetales di Alola, concordo, però questo sicuramente è abbastanza differente. Si distingue decentemente. Si distingue decentemente, già un complimento. Non mi fa impazzire 2. 2. Va bene. Pirin invece è un altro Kirin. Mi piace comunque, però lui onestamente mi piace, lui è bello. Questo come funziona? Current Pole. Sembra caca, esplosiva, fulminante, non somiglia a Manectric, sbandalognato. Grande sondaggio, grazie. Questa è una merda. A me invece piace. Però a volte uno mi piace. Sembra un Zord. Non lo so, è un Kirin più cavallo che altro, con questo manto di fuoco. Baffi da dragone cinese, che comunque Kirin sono draghi. Secondo me ci sta, ha senso. Va bene. Per me lui è un 4. Non è incredibilissimo? I colori anche lui non mi fanno troppo impazzire. È troppo acceso, strano.
Ma funziona bene lui. 4. Phil Val, grazie per la prima volta, benvenuto, thank you. Al sedere del tizio che cammina strano animato. Pirine Noct, va bene. Reindrix ha la stessa identica faccia del 57. È uguale. Porca di vacca, sono tutti uguali. Sono tutti uguali. Somigliano tutti. Sottovedo Lucario. Anche io sottovedo Lucario. Cos'è lettamente Lucario? Che cazzo? Ok. Boh, non mi... 2. È l'evoluzione del 57 praticamente. È la versione più grande del 57? Lo è? O è detto così per dire? 2. Uguali, sono tutti uguali. Sono tutti uguali. Ha plagiato un pal 0 su 10. Rayhound. La testa è Lucario. Il corpo è di un cane generico. La coda è Raichu. Questa è molto più Raichu come coda. Questa è ancora più Raichu rispetto a quella di prima. La testa è un cane. La testa è Lucario. Il pattern nettamente dei colori è Lucario. Ho capito, la testa è un cane, però... Guarda forma delle orecchie e questi due pattern qua che vanno sulla faccia, questi due colori. È Lucario. Cioè, 0. Ed è mostruosamente Lucario. Troppo, 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 troppo Lucario. Troppo, troppo, troppo Lucario. Kitsune. Questo è uno 0. No, no, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Mi immagino l'ho detto. Saprei dire, è uguale a... come si chiama il gioco? C'è un gioco dove c'ha il cane di fiamme così. Come si chiama? Okami. È uguale a Okami. Però mi sento, no, 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 aspetta, no, 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 non è uguale a Okami. È uguale a Yokai su cui è basato Okami. È semplicemente lo Yokai, non è nulla di che design. È l'Okami. È il... come si chiama? Il... c'è anche in One Piece questa creatura qua. Si chiama Okami proprio come creatura. O c'è un altro nome come Yokai? Non ricordo. O comunque, per chi non sapesse cos'è Okami, è questo Okami. Okami. Però appunto è lo Yokai su cui è basato Okami, non è. Non è copiare, questo va benissimo. Detto ciò, non è un granché. Cioè, di quello che hanno fatto con il concept dello Yokai, non ci hanno fatto molto. Non ci hanno fatto moltissimo. È abbastanza normale, nulla di incredibile. E un'altra volpe. Mancava, no? Ci sta, dai, 3. Siamo generosi, 3. È un... 3. 3. 3. 3. Un genio elettrico può ricordare Thunderous, ma il design non c'è niente a un Thunderous, semplicemente l'idea è la stessa. Ma credo sia basata appunto su, anche lì, gli dei Amaterasu e... No, non è, forse non era Amaterasu, no, era Izanami e Izanagi. E Namorous Baby, no, 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 sono Izanami e Izanagi. Anche loro sono basati su mitologia giapponese. Detto ciò, non è un granché come design. Non mi piacciono i geni dei Pokémon. Non mi piace neanche questo. L'idea è la stessa, applicata allo stesso modo, chiaramente. Non mi piace. Non è uno 0, ma l'1. Che è successo, mamma mia. Hanno schivato un proiettile quelli di Palworld. Stavano prendendo uno 0. Lunaris. Ok. Lopanni più Mewtwo futuristico. Sì, abbastanza. È più Mewtwo che Lopanni, però. Lopanni perché c'ha le cose, le code lunghe. Però è... per me è più Hatsune Miku Mewtwo.
E alzo un nemico Mewtwo. Non è nulla di incredibile. Posta Mewtwo Y. No, no, no. E alzo un nemico Mewtwo. Per me quella è la descrizione perfetta. Ci sta all'incirca abbastanza comunque differente rispetto a entrambi. Può andare bene. Detto ciò, non mi fa impazzire. Due. Dinosom. Meganium Gudra. Meganium Gudra. Zero. È chiaramente Meganium Gudra. Chiaramente. Questo rispetto ad altri direi che è uscito da Pokémon Infinite Fusion. Sì, ma molti lo sono comunque. Surfant. Cazzo sei? È tipo un dinosauro generico. È un dinosauretto. Con un tocco di fiore di dinosauro in cima. Ma è un fiore che esiste veramente, voli. È svegliato un normale fiore. Sei tipo Nessie. Tipo il mostro di Loch Ness. Nulla di che come design. 2. Non mi fa impazzire. Marite. What the fuck? Ok. Ok. What the fuck? Interessante. Se non per la testa, comunque è un cazzo di cavallo, l'ennesimo cavallo. Però ci sta. Non mi convincono gli occhi verdi. Non so perché non siano blu o viola. Azzurro o viola. Ci sta 3,5 lui. Non gli darei un 4, per me è troppo 4. Però è meglio di un Pokémon normale. Pal. Digtoise. Questo è molto Bowser. È molto Bowser. Con gli spuntoni sulla... È normale, cioè ci si può arrivare a una cosa. Però è proprio Bowser anche di forma della shell. Che sono così quelle dei tartarughe. Lo so. Però i bordi sono proprio uguali. Il pattern pure esagonale sopra. Con le spine. Questo è Bowser per me. Anche Turtonator. Fammi vedere di nuovo Turtonator. Ah no, Turtonator no. Ma Turtonator è appunto quel discorso. Turtonator è una... Anzi, è un buon esempio anche stavolta. Turtonator. Ha le spine, sì. Ma è completamente diverso. Il suo guscio con spine non è il guscio di un Koopa con le spine di Bowser. È un guscio con spine fatto in un modo completamente differente e originale. Per me lui è uno zero. È Bowser. Tombat. Ok. Lui mi sembra originale. Ho un po' la posa da Gliscor, ma questo è il massimo che ci posso vedere. Ma non credo c'entri niente Gliscor. Boh, va bene. Ci sta. Non mi fa impazzire comunque come design. È una creatura furry generica che vola a mo' di mago. È un... Riguarda Gliscor. Lo conosco bene Gliscor. Vedo comunque la posa con le ali aperte a mo' di questo modo qua con la coda sotto. Lo so com'è Gliscor. Piace molto. Però comunque abbastanza diverso. Ci può stare. 2,5 lui. Gliscor più Klonoa. È vero. Ecco cosa era Klonoa. Mi ricordo. Ok, 2. Mi ricordo Klonoa. Questo ha, oltre a essere il Pokémon 69, hanno fatto Furibait.
ha la stessa identica modello 3D, proprio uguale 1 a 1 di Salazzle. Zero. Ed è proprio il modello 3D di Salazzle copia e incolla della testa. Non di tutto il corpo, ma della testa, sì. Flambelle. Slugma insieme a Litwick? O è abbastanza originale? Perché è Slugma insieme a Litwick. Con un mino sotto generico. Al Creamy anche. Non è più Slugma. Che c'ha la laletta fatta così. Un po' anche Castform. Ma è Castform perché comunque è creatura generica con tratti somatici basilari. Non è copiare questa cosa qua. Originalino sì, ma malapena. Non è un granché design. Gli darei un 2. Non mi fa impazzire il design. È molto semplice. Non mi dice niente. Vanworm. È un drago, ma con le piume e zampe da uccello. Ok, l'effetto metallico è un po' strano. Me? Non dice niente? Sembra una cozzaglia di roba a casa senza nessuna logica. Adesso voglio ricordare Charizard. È una testa da drago. Una testa da drago classico. Non ci leggerei troppo dentro. È una merda. Uno. È davvero brutto. Che cadbo. Sembra deformato strano. Allungato. Non ha nessun senso di design. Bushi è un Ronin tipo. Anche lui Decidueye non credo che sia semplicemente un Ronin. È un umano. È un uomo. Lui finisce la categoria uomo chiaramente. È un uomo. Due. È un uomo. Due. Lui è Lucenio di Walker Watch. Non lo conosco. Beacon. Sono tutti uguali gli uccelli, Cristo santo, sono tutti uguali. Ma porca, sono tutti uguali. Tutti la stessa forma del corpo, con le ali così, con la testa così, sono tutti uguali. Non mi dice anche lui niente. E anche lui è sproporzionato. Hai le piume sul cazzo che lo fanno sembrare se avesse dritto. Uno è la cosa meno originale del mondo. L'hanno già fatta 4 volte. Ragnarok, Cristo santo, è sta cosa di nuovo. Che cazzo cambia? È un po', è una creatura diversa. È uguale. Cambia niente. Uno. Cambia nulla. È quello di prima. Catres ed Elfox. Ed Elfox. Ma ed Elfox. Il vero cappello di Miss Magius. Comunque cappello da strega, però assomiglia più a quello di Miss Magius, quello di Elfox. Ed Elfox. Questo è un po' troppo per me. No, è Delfox, è zero. Seguito poi da Delfox. Sono poche volpi in questo gioco qua, eh. Avevo un sacco di idee. Conosco tutte le creature del mondo. I creatori di Palworld. C'è l'aquila. C'è la volpe. E c'è l'uomo. Questo è famoso, è Sindri Serba. Cristo santo, se Sindri Serba. Mio Dio, questo è il più evidente di tutti. Porco cazzo, stessa animazione, stesso tutto. È uguale, 1 a 1, non cambia niente. Zero. È uguale. È ugualissimo. È lui. Violet. Ci può stare, non mi piace, ma ci può stare.
È brutto, però non mi sembra copy niente. Ledian, eh. È brutto, ma ci può stare. Due. C'è almeno faccio qualcosa. Cioè, sono tipo le ali fatte con il fiore. O tipo vola sopra il fiore. C'è qualcosa. Sibelix. È una falena? È Frosmoth? Io so Frosmoth, ma è una falena a ghiaccio come Frosmoth? Mi ricordo il non Celebi di Xenoverse, non ricordo il nome di Delebi. Delebi? Pokémon Xenoverse Delebi. Me lo ricordo anch'io. Sì, vabbè, era la loro versione di Celebi con un'alternativa, una coppia per fare Celebi. Ci stava. Comunque ci ho basato su Pokémon quelli. Non mi piace. Credo si debba sembrare comunque Frosmoth, ma abbastanza differente. Due. Però non mi piace. Non mi fa impazzire neanche Frosmoth, ma preferisco Frosmoth a lui. Elfidran. Madonna, sto corpo l'ho visto 16 volte anche lui. È generico a merda, non ha nulla. Uno. Kelpsy è un... What the fuck? È un non design lui, non c'è nulla da dire riguardo. È tipo un cavalluccio marino unito a un corpo che abbiamo già visto in passato su un'altra creatura. Fa cacare la merda. Porca vacca, zero. Qua non so se hanno copiato, ma non mi interessa se hanno copiato o meno. Fa davvero schifo. Non è niente. Non c'è nessuna idea, non c'è nulla qua dietro. Ah! Vedete questi capelli qua? Primarina. Il modello 3D è lo stesso, letteralmente. Metti uno accanto all'altro, metti in paragone letteralmente la posizione dei poligoni, è lo stesso. I capelli sono quelli di Primarina. Il corpo è Serperior. I capelli sono proprio di Primarina. Questo è sicuramente 100% copiato. Zero. Qua non c'è nessun dubbio, nessuna questione da tirare fuori. Cryolynx, what the fuck? Uno dei più originali finora. Lui ci sta? Non è Drapion, perché non c'è niente con Drapion. Capisco cosa dite, però... No, è una cosa diversa, secondo me. Mi ricorda più uno dei mostri di Monsters Inc. che Drapion. Quello con le braccia lunghe, largo così. Lui per me ci può stare. Per me è abbastanza originale. Si distingue abbastanza e... E anche un modello 3D l'abbiamo mai visto finora. È diverso rispetto a tutti gli altri. No, non Sully, un altro. Forse ricorda Zeraora. No, ma che cazzo dite. Solo perché c'è un pattern da tigre, ma non c'è da niente. Per me lui è originale, non c'ho nulla da dire. È carino anche. Sono generosissimo 4. Mi piace l'idea comunque delle manone lunghe così e del corpo strano allungato. Ci può stare. Sono generoso però, eh. Bladeswall. È una manticora. È una manticora. Non fanno niente di troppo originale con lui. È una manticora. È un teostra. No, è una manticora. Il teostra credo sia basato sulle manticore. Pyro. No, è una manticora. Non so se sapete cosa è una manticora. Questo qua. Bam bam. È una manticora. Corpo da leone. Spesso viene raffigurato con corna, con ali, demoniaco. Una coda strana. È una manticora. Non direi che copia niente, specialmente ispirato a una manticora. Detto ciò, non è un granché design di manticora. La faccia non mi convince molto, non è un bel leone. Le fiamme sono bruttine da vedere anche. Ogni creatura ha le fiamme comunque fatte in un modo differente.
non so per quale ragione. Ed è un po' una cozzaglia di roba messa insieme. Non si riesce a distinguere bene la silhouette e tutto. È un po' un casino. Quindi due. Però lui è originale. Originale. Comunque è ispirato a qualcosa, però ci sta. Questo caso va bene. Sto corpo l'abbiamo visto 12 volte. Allora, lui mi piace perché c'ha la faccia stupida, la mod di Quagsire. Però secondo me si distingue abbastanza bene rispetto a Quagsire. Mi ricorda Loch Ness. Cristo, abbiamo visto il tuo corpo 16 volte. In un vacuum, nel vuoto, mi piace. Nel Paldex non mi piace, perché ho già visto stesso identico, esatto corpo, in questa posizione e tutto 16 volte. Sto impazzendo. Mi sembra di essere in un loop infinito. Mi sembra che sia finito in Golden Experience Requiem. È carino però. Cerca Ice Dragon Kirby. Lui è malungato. Ice Dragon Kirby. Ice Dragon Kirby. Nah. 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 Capisco cosa intendi, ma no. Nah. Quanti ne mancano? Una ventina, credo. Un 5.5 va dato. No, non va dato. Non per forza, se non c'è nessuna meta, no. Gli do 3. Comunque mi piace il design, però è davvero poco originale in questo Dex. C'è la versione punk, ok. Bronchery è Meganium di nuovo. Meganium Aurorus. Meganium Aurorus. È Meganium Aurorus. Basta Meganium, lo so. Stesse cose che ho detto all'infinito. Zero. Perché l'avevo già visto nel suo Dex. E di nuovo Meganium Aurorus. Quindi basta. Petalia. Altra donna fatta di erba. Cristo santo, abbiamo visto anche di fa già due. Boh. 2 1 Lilligant. Ma che lì è una donna comunque. Lilligant è una donna pianta con un design fatto carino. Se è una donna pianta, è un design che è molto confuso, perché è una cozzaglia di roba senza caso. Non direi che è Lilligant in automatico. Fa schifo, però 1 dai. È davvero brutto. Reptyro. E poi c'è Ice Reptyro. Altra faccia uguale. Abbiamo già visto 20 volte queste facce. Volcanion per le zampe, vero? Axo, grazie del raid. Stiamo valutando tutti i palle. Stiamo guardando quanto sono originali. Sì, le zampe sono simili. Sì, ce lo vedo. Non sembra molto ice. Vabbè, che non hanno speso il tempo a renderlo ice veramente. È secondo me diverso. Belle queste palle, vero? Guardate che bei palle, che belle palle. È abbastanza diverso secondo me, per non dire comunque è o Vulcanion o Terrakion. Detto ciò, non è un granché di design. 2 Stiamo dando un voto da 1 a 5. L'ha fatto pure Axo, una serie del genere in live, chiedendo a me il permesso se poteva farla, valutando tutti gli shiny, se non sbaglio. Mi ha anche invitato per, secondo me, la seconda gen. Kingpaka è l'alpaca. Ma perché c'ha il corpo così? What the fuck? Mi piace la testa e la faccia. Ah, questo è il tridente di... Questo è il tridente di... Empoleon. Perché non... Potevamo fargli una corona differente. Ma perché ci metti il tridente di Empoleon? Basta arrivare al tridente di Empoleon ed è... originale veramente. Per adesso ci può anche stare. È un po' strano il corpo con il culone e la tuta addosso. Non capisco che cosa mi debba rappresentare. Però c'è il... Vabbè, è un tridente. Sì, è un tridente messo in testa per sembrare una corona. Solo che per Empoleon ha senso, perché è un pinguino nel mare che deve essere tipo il Nettuno. Che il Nettuno c'ha il tridente, quindi viene messo il tridente come corona. Insomma, è un alpaca. Cazzo c'entra con il mare, con Nettuno, con roba simile? Un cazzo. E hanno messo in testa perché è Empoleon, chiaramente. Due. Sono generoso, gli do 2. È chiaramente la corona di Empoleon, però
Rest design onestamente ci può stare. Mammorest è un mammut. Non mi fa impazzire come design. È un mammut d'erba. Non ha nulla di veramente originale. È un mammut d'erba. È un mammut d'erba. Non mi piacciono gli occhi. Due. Elefante d'erba in Pokémon non c'è. Però se lo fanno così non mi piacerebbe l'elefante d'erba. C'è la versione però nevosa che mi ricorda di più ovviamente il mammut di ghiaccio di Monster Hunter, ma se c'è un mammut non credo che c'è di niente. Wompo. Qua ho visto gente dire ma c'ha gli occhi. Madonna, perché sono così low, così texto di così bassa qualità. Ha gli occhi di Town Growth. E ok, però di nuovo sono anche degli occhi semplicemente fatti con un cerchio e con un puntino sopra. Tangela, sì, anche Tangela e Town Growth. Meh. Cioè non direi che è una. Vogliono chiamare quello, vogliono chiamare quello, concordo. Però per me non è una copia spudorata in questa roba. È brutto, però non è copia spudorata. Diciamolo così. Questo si ispira ad un design della beta di seconda gen. Non me lo ricordo. Se riesci a trovarmelo, lo guardo volentieri. Cerca Wolfman Pokémon. Non so cosa è ispirato. Non so cosa è ispirato. Probabilmente c'è una cosa di base. Ipotizzo. Credo ci sia una creatura mitologica di base a cui è ispirato entrambi. Ipotizzo. Era uno degli sprite comunque recuperati di seconda gen, ritrovati. Era così e così. È una versione più brutta di lui. È uno yokai del folklore giapponese. Allora possiamo salvarlo perché è uno yokai del folklore giapponese. Detto ciò è brutto, due. Oh cazzo, è uguale. Ah, qua gli ha caricato gli occhi, buono. Warsect. Questo mi sembra un Digimon. Che potrebbe quel Pokémon. Un po' quello di prima. Due. Questo è un Digimon. Quanti te ne mancano? Una decina. Manca poco. Questo è un Digimon. Esagerato. In che significa esagerato? I Digimon sono così. Sono molto complessi. Con molti insettoidi spesso. Con pattern in giro e simboli strani. Non penso sia brutto. Ho visto qualcuno che lo paragona a Aggron. O a Mega Aggron lui. Per me è abbastanza originale lui. Secondo me si salva. Secondo me si salva lui. È anche carino. Ci può stare. Aspetta, viene da Dragon Quest 8. Se mi dici chi di Dragon Quest 8 posso cercarlo. È King Gambit palese. No, non c'entra niente King Gambit. È una sorta di Heracross con la stazza di Aggron. Allora, però non possiamo dire Heracross. Heracross è un cervo volante. Ce ne sono mille. Eppure uno dei insetti più amati di tutti. No, è Hercules. Chiaramente cerca. Oddio, ho capito cosa intendi, però... cioè, è comunque diverso. Capisco cosa intendi, ma è diverso. Di nuovo, credo semplicemente ispirazione basata su il cervo volante. È semplicemente un cervo volante, secondo me, è quello. Ma se cerco DQ8 non lo troverò mai. DQ8. Mi ci trovo con quest'8, lo devo cercare di più. Secondo me questo è abbastanza geniale, perché comunque è un cervo volante. Non mi fa impazzirissimo, è carino, funziona. Rivisto e un pochino rifinito, può essere una figata pazzesca, ma non lo è. Quindi per me 3. Un 3 normale va bene per il suo design. È un po' troppo anche, c'è un po' troppa roba addosso. Allora, Fangloop. Questo è un caso strano. Ecobalion. Ok? Concordiamo tutti, Ecobalion. Però,
Mi piace di più di Cobalion. Quindi che si fa? È spudoratamente Cobalion, però mi piace di più rispetto all'originale. Quindi, però è più brutto. Per me è più bello. Però è più brutto, però è più bello. Bello. Concordate con me. Cobalion Licaroc. Non molto Licaroc. Non può piacere di più Camon. A me Cobalion fa schifo, quindi ci vuole poco a farmi piacere di più in realtà. Cobalion è bello, Cobalion non mi piace per niente. Non mi piace nessuno dei tre destrieri di quinta gen. 4. Non mi piace nessuno di loro. Per me sono tutti brutti. Cobalion ai calzini è brutto. Aspetta, Cobalion è un tubo strano della testa che non mi è mai piaciuto. Che si fa? È un plagio spudorato. Lo vogliamo comunque valutare bene perché mi piace di più o no? Mi piace tipo le nuvolette sul collo, fanno sembrare più leggendario. Le corna in questo modo qua più complesso, ci sta bene. La faccia un po' generica, però in questo modo ci sta bene. Secondo me comunque 0 per complagio, però vi dico che a me piace di più lui. Chiaramente copiato, però mi piace di più lui. 0, ma sappiate mi piace di più lui. Felbat. È un uomo. Ci potrei vedere un Absol, ma secondo me è semplicemente perché c'ha i capelli con il reporto sopra un occhio. Non credo c'entri niente. Beh, c'è anche il cono, però. Vabbè, no. Cioè, è fatta mille volte una cosa. Non è Absol e basta. Darkrai per il colore, però è anche tipo un vampiro e basta. Non lo so, per me è un vampiro abbastanza generico con qualche cosina che non si collega a niente di veramente specifico. Detto ciò, non mi fa impazzire, è un vampiro generico. Me. 2. Refuso di qualche altro gioco che sviluppavano. Ci può stare perché non sembra neanche una creatura. Sembra un uomo. Quivern. Ok. È un mix tra Reshiram e Dragonite. È un mix tra Reshiram e Dragonite. Dragonite Vento. È Dragonite Storia Infinita. Reshiram. Questi peli l'ho già visto. Il pelo fatto così. In questo modo. Mi sembra l'ho già visto. È la barba di Covenant. Secondo. Abbastanza, sì. Leggermente più appuntita, ma è la barba di Covenant. Leggermente più appuntita. Lievemente. Vedete queste punte qua? Le fai fare così ed è la stessa. Stesse tre punte in basso, punta centrale. Altre due punte laterali. Con semplicemente un pochino più di quello. E Zamazenta? Zamazenta non credo ci abbia così. No, meno Zamazenta. Capisco cosa intendi, ma Zamazenta non è meno. Ha semplicemente il pelo sul collo. 1. Non mi dispiace come design anche lui, ma è una cozzaia di roba che palesemente secondo me è copiata. Un po' troppo. What the fuck? Blazamut. Ok. Ci sta? È originale, mi sembra. È un po' troppo. Non ho fatto un buon lavoro con le texture. E la texture delle corna e delle braccia è completamente diversa rispetto a quello di tutto il resto. Quindi un po' cozza da questo punto di vista. Sembra un gormito, sì, in questo modo qua. Ci sta, però. Concettualmente come design mi piace. Potrebbe essere chiaramente applicato molto meglio. E Ifrit. Credo sia comunque ispirato a... Ma Ifrit è comunque anche lui che è ispirato a uno yokai o comunque mito giapponese. Quindi non mi baserei su quello. Ci sta. Secondo me, fatto meglio, questo è un ottimo design. Però diverse cose non mi fanno impazzire. Però è buono. 3,5. Volevo dargli un 4, ma no. C'ha qualche problemino che abbassa da 4 a 3,5. Facciamo così. Hellzephyr. Ha
le ali a luna. È un'altra cazzo di aquila, l'ennesima. Cristo di un dio, sto impazzendo. Porca ma un'altra aquila, porco il cazzo. È carino. Ha le ali di Mega Salamence. È una cazzo di aquila. Non ti piace ma il luna ruggente di Pokémon Scatto. Il luna ruggente di Pokémon Scatto è Mega Salamence, quindi siamo comunque lì. Boh, 2 è l'ennesimo aquila del cazzo con delle cose che sono abbastanza scopiazzate. Questo è Aggron. Questo è abbastanza Aggron e basta. Sì. Questo è abbastanza Aggron lui. Aggron mixato a Zekrom, sì. È Aggron Zekrom, zero. È Aggron Zekrom. È Aggron Zekrom. È Aggron Zekrom. Sì, anche le ali con il fuoco alla mo' di Moltres. Questa è la faccia di Giratina. Non so se ci fate caso, questa è la faccia di Giratina. Proprio. È la faccia di Giratina. Ok. Zero. Cioè, è uguale, non può essere un caso. È la copiata al 100%. È la faccia di Giratina. Poi è uno scorpione. Ci sta. È la faccia di Giratina. Anubis, Lucario. Entrambi sono basati sullo stesso concept di comunque Anubis, il cane giapponese dio. Solo che Lucario è stato applicato in un modo originale interessante, questo là invece non lo è. È stato applicato nel modo più banale possibile e è palesemente Lucario. Ha le mani da umano, what the fuck? Zero. C'ha le mani da umano, ma è orribile. Che schifo. What the fuck, che c'ha le mani da umano? Qui ho visto dire Gyarados, ma non è Gyarados, è un drago giapponese. Ok, che è di tipo acqua e ha un corpo segmentato in modo simile. Ok. Però è comunque il drago classico cinese giapponese. Non andrei a guardare il pelo nell'uovo. Questo qua comunque entrambi sono basati sulla stessa cosa. Anche Gyarados comunque è un classico drago giapponese, drago cinese. È quello comunque. Detto ciò, lui c'ha una faccia più generica rispetto a Gyarados. Abbiamo già visto questa faccia qua 24 volte oggi. Tre. Il numero di poligoni è comunque superiore ai Pokémon. Sni, visto che non ho preso modelli di Pokémon per fare questi. Hanno nettamente fatto copia e incolla. Quindi non direi proprio la stessa cosa. Direi che sono allo stesso livello. Se sono fatte texture migliori e il gioco non va a 480p a 3 fps, quindi sembra che sia migliore. 3. 3. Sono generoso, 3. Mi piace Gyarados. E mi piace anche lui. Ok. Suzaku. Lui sembra fatto da IA. Che cazzo deve essere? Che cazzo deve essere? Che cazzo è? Questa faccia l'abbiamo già vista 40 volte di nuovo. Stessi occhi, stesso becco così. Solita roba. Ha ali e tre gambe a caso. Che cazzo deve essere? Suzaku. Portava la stagione delle piogge. Se c'era un allagamento nell'anno precedente, le persone cercavano di diminuire il suo numero e quindi di ucciderli per cercare di evitare il disastro. Ok, non mi dice niente. Boh, uno, mi fa davvero cagare. Davvero davvero brutto. Una merda. Totoro, zero. Lui è Totoro. Zero. È Totoro. Questo vi do Lilligant già di più. Questo è Lilligant insieme a Mega Gardevoir. Questo è Lilligant con Mega Gardevoir.
Credo zero anche questo. Anche bello, Som, sì. Covenant? 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 Zero? È Covenant, ma con una bella colorata già egiziana. Allora, per voi questo è Garchomp o no? Questo è Garchomp o no, secondo voi? La forma del corpo è estremamente simile. È tutto estremamente simile, ma non è uguale. È un, non è, non è anche Beta Garchomp. Beta Garchomp era già più diverso sotto lui. Anche come muove la coda. Sì. Gli do un 1. Potremmo tranquillamente dargli 0, perché chiaramente Garchomp è un mix di roba Pokémon. Troppo lui, troppo. Però riesco a vederci un punto di differenza. Aspetta, vedo il modello in home. Se mi riuscite a convincere Daniel 0, sono aperto alla cosa. Shadow Beak. Ma Cristo, ma quanti acqui hanno fatto? Ma quante cazzo sono? Ok. Sono tre animali in questa generazione qua. Cioè, ci puoi dire tre cazzo di animali in tutto. È Silvally, è vero. È Silvally. Ha la testa da Silvally, abbastanza. Con il coso in testa. Ha il cerchio di Arceus. E l'ennesima cazzo di aquila. Con niente di peculiare. E l'ennesima cazzo di aquila con le uniche due cose particolari sono prese da dei Pokémon. Zero. Zero? Direi zero. Qua mancano due altre creature. Manca 108 e 109. Sapete quali sono? Frostallion. E un altro cazzo. Ma quanti Pegaso abbiamo visto anche? Ma Cristo. È un Pegaso di ghiaccio. La solita roba. Non ha niente di originale neanche questo Pokédex qua. Due. Chi se frega. E poi l'ultimo che c'è in questo video. Latios e Latias. Adesso cerchiamo anche 108-109. Latios e Latias. È quello. È fin troppo simile. Come è vero, il corpo è più di Salamence. L'idea è Latios e Latias. Che sono Pokémon, cioè creatura, razzo, drago, roba del genere. Ah, sono questi qui i due che mancano? Che poi li vogliamo per bene. È anche un Volcarona del futuro. No, vabbè, le ali così sono fatte comunque molto spesso. Non li paragonerei a Volcarona. È una cosa comunque classica fare i rumbi in questo modo qua. Razzo, energia, cose simili. O pannello solare. Cioè, non è. Volcarona si è ispirato comunque a quello. Non mi dispiace come design lui, onestamente. Da tutti quelli che hanno fatto un miscuglione tra roba, lui è secondo me uno di quelli che è venuto fuori meglio. Non a caso hanno spammato ovunque per il gioco. Però è una. Ho messo insieme un sacco di merda insieme. È una cozzaia di schifo. Gli do uno perché mi piace. Però è chiaramente anche lui plagiato. Gli do uno perché mi piace. Non dovrei, ma glielo do. Ok. Ci manca Palladius. Ok. Palladius. Un'altra creatura con un corpo da cavallo. È incredibile. Wow. Non l'abbiamo mai vista fino adesso. Pazzesco. È Serulege cavallo. Sì, è un Serulege centauro. È un Serulege centauro.
C'ha anche il suo, la sua coppia, che è Necromus, che è l'altro. Abbiamo Selluridge e Armor Rouge, in poche parole. Ma non ha neanche fatto una, non ha fatto comunque la coppia come Selluridge e Armor Rouge. Cioè, ma almeno copiate in modo intelligente. Se sono ispirati chiaramente a Serolegge e Armor Rouge, non fate le due uno uguale all'altro la moto di Serolegge e Armor Rouge. Fate almeno diversi. Uno più offensivo con entrambe attacchi, mentre l'altro c'ha uno scudo. Ma almeno copiate in modo vagamente intelligente. Cioè, questo qua, questo è il mio problema vero e proprio. Se vuoi copiare, vuoi fare qualcosa che assomiglia a Pokémon, perché vuoi fare Pokémon con le pistole, e quello è il tuo obiettivo, che ci sta, va bene, puoi anche farlo. Fammi dei design originali, o se li copi, falli in modo intelligente. E puoi copiare in modo intelligente. Cioè, questo qua puoi davvero fargli la loro casa per plagio. Il plagio è una delle cose più difficili in assoluto da da dimostrare a livello di casi legali. Non so se Nintendo si facesse caso, riuscirebbe a vincere, se Pokémon riuscirebbe a vincere con loro. Però così c'hanno una chance, dai una chance, ma non dai una chance. Almeno copi in modo intelligente e fai roba diversa. Comunque zero entrambi. Zero tutte e due. Ed abbiamo valutato tutti i pal di Palworld. Ok? Tutti i Palworld fatti. Wow. Guardate. Che bello. Spoiler. No, problema a spoilerare. Preferisco mostrare. Adesso si fa la media. Secondo voi quale sarà la media? Basandoci sul fatto che abbiamo dato un 5. E 3-4. Da lì in poi ogni singola cosa è un voto va sotto il 3,5. Quanto è il voto finale? Credo sia sull'1. Credo. Allora, media. Vediamo se qualcuno c'è zecca al centesimo. Quindi fino alla seconda cifra dopo la virgola. Datemi un numero virgola due numeri. Vediamo se qualcuno ci riesce, ci arriva. Ok. Di punto 001 la persona non ci è arrivato. Ah! Corretto, sì. Samub. Samub ha azzeccato 1.47. La media di questo gioco qua è 1.47, che è nettamente più bassa rispetto a ogni generazione di Pokémon, che ha senso, perché comunque abbiamo dato una quantità di zero fuori di testa. 1.47 ci ha azzeccato lui. Cioè, la persona prima che ha detto 1.46 era vicino e ha detto no. Cazzo, cioè, eri lì. Mi è piaciuto un botto per lui. Quella di nuova gen qual è? Credo comunque sia sul 2. Credo sia comunque sul 2. Isui, se non sbaglio, è quella più bassa di tutte. E credo che comunque sia sul 2 anche Isui. Forse è 1,9. Ma è comunque parecchio sopra. Isui c'ha 10 Pokémon, quindi se ne piacciono pochi. E tu avevi detto sempre 1.46? Non ho letto il nickname, era passato troppo veloce. Posso controllare se volete. Purtroppo non me lo ricordo a memoria. La media di tutte le gen è 9. No, nessuno ci è arrivato neanche vicino. La più bassa è 2,29. La più bassa è 2,29, che è Isui. La nona è 2,43. È di un intero punto più alta la nona. Beh, ha senso. Ha senso. Ritorna comunque. A proposito di copiare, posso inviarti una cosa su Telegram? Yes. La quarta? La quarta è 3,53. Che è la più alta di tutte. Seguita la sesta gen che è 3,46. Seguita la seconda gen che è 3,44. Seguita la prima che è 3,27. Terza 3,12.
quinta 3,08, ottava 2,87, settima 2,78, 2,43 e 2,29. Sinnoh Slayer, Sinnoh è la mia preferita. Se non ci fossero le mega, la sesta sarebbe la mia preferita, stranamente. Fatto. Cosa mi ha mandato? Chi ha copiato chi? Ah, perfetto, grazie. Lo volevo, ma non ce l'avevo a portata di mano. Grazie mille. Questo è un buon esempio. Allora, questo è un buon esempio per farvi capire comunque quello è il problema. Molta gente dice, ma se entrambi sono basati sullo stesso concept, è normale che abbiamo tirato fuori qualcosa di simile. No, per un cazzo. Perché comunque questi qua sono entrambi basati sullo stesso concept, no? Dragon Quest e Pokémon, tutti e due con concept simili, ma sono comunque completamente differenti a livello di design. Sono due cose nettamente differenti, solo che hanno entrambi la stessa idea di base. Questo è quello che si comunque discute, è che loro condividono la stessa idea e comunque condividono lo stesso, diciamo, creatura, yokai e roba simile, ma come viene applicato effettivamente è completamente differente. I più vicini quali sono? I più vicini onestamente sono Pinsir, Geodude, anche se è chiaramente diverso. Krabby. Ho mani a patta con chi è lui. Ma lo yokai di cui da cui è fatto di base è lo stesso comunque. Sono entrambi basati sulla stessa cosa. Solo che uno è fatto con i denti, gli occhi in questo modo, la lingua blu e tutto, e il colore rosso, mentre lui è una conchiglia completamente differente, con gli occhi diversi, con una lingua comunque di un colore diverso e con tutto diverso in realtà. Poi la cosa di base è la stessa, perché lo yokai di base è lo stesso. Comunque la creatura mitica, come vogliamo chiamarlo, non so quale sia la cosa di base. Anche Yokai Watch è uno yokai del genere. Sì, infatti, però se non sbaglio c'è anche lui un design diverso, no? Da quello che ho visto, se non sbaglio, c'era anche quello. Un qualunque mostro ispirato a un gank gli assomiglia. Sì, esatto, infatti non... anche qua. Questo qua non, è... non c'è nessun caso di plagio. Semplicemente sono entrambi basati sulla stessa cosa. Gyarados, no, ma entrambi sono semplicemente draghi cinesi, ma sono completamente differenti. La faccia di Gyarados qua è molto più da pesce, agli occhi completamente diversi. Lui è più drago di Dragon Shenron, però l'ha fatto Toriyama, quindi Toriyama ha fatto Dragon Shenron, Toriyama ha fatto questo drago qua. Caterpie? Caterpie è completamente differente. Caterpie è... cioè, questo qua in realtà si può criticare, Pokémon perché è uguale all'insetto del mondo reale. Non cambia un cazzo se lo guardate. C'è un insetto che è uguale a Caterpie. Questo invece è originale, è diverso. Omanyte di Dragon Quest e Sheldra di Slowbro. Intendi questa conchiglia qua? No, è una conchiglia che esiste nel mondo reale. Non è che si è inventato Slowbro quella conchiglia, è una conchiglia che esiste nel mondo reale. Esiste un conchiglia fatta in questo modo qua. Quindi non direi che ha copiato Slowbro. È una conchiglia che esiste. Puoi mettere foto a schermo dell'insetto? Yes. Fa sempre ridere. Fa sempre ridere. Ecco qua. Attenzione insetto, gente. Attenzione insetto. Insetto, attenzione. Caterpie. No? Caterpie. Caterpie live action, sì. Cioè, questo qua che dico comunque riguardo a la prima generazione di Pokémon era la meno creativa, perché comunque c'erano un sacco di Pokémon che sono animale e basta. Questo è Caterpie. Seal è una foca. Krabby è un granchio. Non c'è niente di troppo speciale. Caterpie. Ma è reale? Sì. Esiste davvero.
Quindi mi hai messo 0 su 10, 0 su 5. No, perché comunque era la prima volta che stavo avendo fatto qualcosa. Ed era comunque un'epoca completamente differente. E con un obiettivo completamente differente. C'è una philosophy design completamente differente. Quindi non davo 0 alle creature che sono uguali a quelle del mondo reale, diciamo. Però gli davo comunque un punteggio negativo. Caterpie è talmente assurdo che non sembra una creatura realmente esistente. Rende direttamente un Pokémon può starci. Seal o altri invece avevo puniti per quello. Puniti forse un po' troppo da dire. Li avevo... gli avevo detratto dei punti. Ecco. Penalizzati, meglio penalizzati. Non puniti, puniti è una cosa differente. Oggi come oggi però sarebbe un design da zero, sì. Forse comunque Caterpie si salverebbe perché appunto si basa su una cosa che nessuno conosce. Super strana, particolare, tutto. Però sì, comunque lo sarebbe. Sì, comunque non facciamo Google No Coach. Pensavo di metterci un'ora, ci abbiamo messo 2 ore e mezza. Cristo. Grave titano delle palle confermato. Yes. Chi vogliamo raidare per concludere? Chi vogliamo raidare? Chi vogliamo raidare? Mi dispiace niente Gugnuk. Che palle. Lo so, però... dovete capire, mi piace il cazzo. Facciamo un raid a... c'è Delia. Sta ancora combattendo Malenia, vero? Sta ancora combattendo Malenia. È in seconda fase, però. Vogliamo vedere Delia che continua a fare Malenia? Facciamo di nuovo raid a lei, perché fino a che non batte Malenia facciamo la raid a lei. Facciamo raid a lei. Facciamo raid a Delia fino a che non batte Malenia. Spero la batta oggi. Spero la batta oggi. Ieri era super triggerata perché c'era gente che costantemente in chat spammava consigli, diceva di cosa fare, roba simile. E ovviamente gli stava girando il cazzo. Vediamo se anche oggi in quelle condizioni lì. Io avevo proposto, posso dare un consiglio o va contro le regole? Mi hanno detto di no, ho detto ok, non do nessun consiglio. Dici, non fate backseating né dite niente. Io volevo dare come consiglio comunque il fatto che appena arriva un certo quantità di punti vita fa la waterfowl. È una cosa super macchinosa e brutta, volevo dirgli stata questa informazione qua. Però hanno detto che non devo dare nessuna informazione, non ho detto niente. Buonanotte a tutti, ci vediamo domani con Dark Souls 2, dovrebbe uscire domani. Sto lavorando anche un altro video per Grave DLC, ovvero giochi aspetto. L'ho registrato, scritto e fatto oggi, devo soltanto editarlo. Presto Reddit e forse video anche su Palworld, di video sul canale principale. Ok? Buonanotte a tutti, bye! Addio! Chat, incoraggiate Delia, scoraggiate Delia, eh?